Ciao Alessandro. Ciao Giovanni, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Perfetto, tutto bene? Bene, bene. Tu? Tutto bene, tutto bene, grazie. Finalmente si vede un po' il sole. Finalmente. Ecco Matteo. Ma tu sei... Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Spero Matteo, conoscerti. Ciao. Scusate un secondo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea. Ciao Andrea. Sono le 2-5. Ciao Andrea. Ciao ragazzi. Io ho il calendarietto vostro, il programmetto che avete fatto. Ah, la locandaina. Quindi cominci tu, Giovanni. Sì. Faccio una breve premessa, poi passo eh, la parola ad Alessandro. No, beh, gestiamo un momento anche la chat per vedere se ci sono domande. Eh. Certo. Quindi vediamo, la facciamo un po' più interattiva. Eh, questo, questo magari sei tu che. No, lo faccio io, sì, certo. certo. Quando hai finito, quando hai concluso, lo do l'ok ok a vediamo che domande ci sono e, e comincia Giovanni sì. no Alessandro poi. Alessandro. Sì, 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 io eh, poi, io poi Alessandro poi dopo tormentiamo un po' Matteo alla fine sì, io poi per, per <ride> ovviamente faccio un passaggio anche per lui nel senso che praticamente eh, evidenzio il fatto che come per una volta una volta le cassaforti venivano aperte materialmente con lucchetto adesso praticamente nel caso in cui ovviamente il decuius muore e ha un, ovviamente necessità di recuperare dei dati per blockchain, piuttosto che per altro, bisogna ricorrere necessariamente a un tecnico che sia in grado ovviamente di salvaguardare l'integrità del dato e soprattutto ovviamente l'utilizzabilità dello stesso. Certo. No, io adesso ho un Però intervento ho che un in realtà, realtà è... Altro. Certo, certo. No, Io mi intervento che può coprire diverse, diverse cose. Poi, a seconda di quello che dite voi, vedo alcune cose le ripeterò eh, inevitabilmente, magari prendendole da un altro punto di vista. Ecco, poi man mano, man mano vedendo che cosa, che cosa emerge, poi vediamo esattamente su, che cosa, su cosa focalizzarmi di più. Però sì, sì, direi che ci innesteremo perfettamente. Perfetto. Sappiamo quanti, quanti ci sono, quante persone sono. E adesso siamo in par a 170. Cavolo. Eh, ma, però manca ancora un po' di roba. Quindi... Tieni conto che è tantino, eh? Per non... eh bene, bene, dai. Eh... Sono... <ride> sono parecchi. Vuol dire che punto il punto tema, punto oltre che, che il credito, interessa. Eh, tu che il credito, infatti. Eh, mi so anche me. Ale, ma del, del terdeces sparli tu o ne parlerò io? Sì, sì, io faccio una accenno al terdece, La mia scaletta è, bene o male, mi richiamo sinteticamente a quello che dice Giovanni, poi attacco con la successione a Bintestato, quella, la pianificazione, eh, parlo brevemente del Terdeces eh, dei sistemi dell'Inactive Account Manager piuttosto che eh, i legacy e via dicendo, eh, ma in maniera appunto abbastanza blanda. Ah, ok. Vabbè, io. Solo un accenno, sono un accenno dal punto di vista strettamente giuridico. Va bene, io poi ci ripasserò, ci ripasserò sopra, Beh, vediamo un po' che cosa è rimasto sì. fuori. Cosa... Sì, sì, va bene. Che cosa no. <ride> Sì, magari Matteo, qualche accenno alla, al tema della blockchain sul piano pratico operativo. Sì, sì, quello sicuramente. Spiego cos'è una blockchain. Uh, un Hai mandato non... le, le slides alla, alla fondazione? Uh, in realtà, no, gli ho solo detto che le ho. Non le ho mandate, ah. anche perché le ho modificate fino a dieci minuti fa, per cui sarebbero state, ah. sarebbero state diverse. Okay. Sì. Guarda, chiudo la porta. Anche se fa un cardoboia, ma non vorrei essere disturbato. Siamo in linea, eh? Ok. È come quando Houston dice siete in linea. <ride> Finché non dice abbiamo un problema, va bene. Eh, ma quello lo dicono sulla Apollo 13. sì. <ride> Adesso scrivo e partiamo fra qualche minuto. Allora iniziamo. Eh, benvenuti a tutti, buongiorno, eh, benvenuti a questo corso di oggi pomeriggio eh, dedicato alla successione ereditaria nel patrimonio digitale. Avrei voluto dirvi eh, che in realtà parlavamo delle normative digitali nella materia dell'antiriciclaggio, per vedere lo stato di attenzione alle due del pomeriggio di coloro che ci ascoltano, ma poi ho deciso l'ultimo secondo di passare direttamente al titolo. Che è in realtà abbastanza innovativo, nel senso che come commissione ehm, ce ne occupiamo e il, la, la, il titolo di questo nostro corso nasce da un libro che ha scritto Alessandro D'Arminio, forte che è qui con noi oggi, La successione del patrimonio digitale, perché è una delle frontiere, in realtà, sotto un certo profilo, innovative dell'utilizzo della catena blockchain e della eh, funzione digitale. Eh, la Commissione Intelligenza Artificiale, essendo carente quella umana, ci rivolgiamo a quella digitale e di eh, processo civile telematico, ehm, che io coordino malamente, è sicuramente in questo momento l'ordine sta cercando di eh, dare strumenti innovativi. Fra l'altro preannuncio che abbiamo fatto anche sul piano penale, per esempio, una, una richiesta di implementazione dell'utilizzo del telematico in previsione dei possibili problemi, quindi utilizzo della PEC e utilizzo della dell'udienza da remoto solo per alcune specifiche cose, magari se volete ne parliamo, quindi insomma ci siamo, ci siamo attivati. Allora eh, io direi che eh, la ehm, nostra, nostra giornata prevede l'intervento un parterre d'eccezione perché abbiamo Alessandro Milanforte che è autore del libro, Giovanni Pasceri che eh, è, è stato recentemente è nominato professore a contratto se non sbaglio dove Giovanni dimmelo tu che così non... alla San Raffaele di Milano c'è un interesse sul tema dell'intelligenza artificiale esattamente e eh, Matteo Rocchi che ehm, per nostra fortuna è l'unico non avvocato eh, ed è eh, quello che si occupa in realtà in maniera concreta di intelligenza artificiale processo e digital forensics e che ci farà vedere finalmente una catena blockchain questa misteriosa catena blockchain che, di cui si parla spesso allora, eh, abbiamo invertito, anzi, loro hanno invertito l'ordine di partenza ai box eh, di, di, delle relazioni, nel senso che non seguiamo quella della, della locandina, ma cominciamo con, eh, Giovanni, con Giovanni Pasceri che ci dà un inquadramento generale su questa, su questa vicenda. Vai, Giovanni. Grazie, Andrea. Io parto con, sostanzialmente con, con dare delle indicazioni eh, sull'eredità eh, digitale, che cosa intendiamo per eredità digitale innanzitutto. Noi compriamo, ad esempio, eh, film, app, eh, libri, musica anche, no? in formato digitale, sempre di più, come i nostri padri compravano libri, musica. Eh, film che noi abbiamo ereditato, che erediteremo e eh, così come, far, eh, come eredite, eh, erediteranno anche i nostri, i nostri figli. I nostri figli probabilmente erediteranno meno beni eh, materiali e eh, erediteranno eh, più beni digitali. Ehm... Ma se noi pensiamo bene, non, non parliamo solo di beni digitali in senso il film, eh, le app, i libri che compriamo, i dischi, le fotografie. Ma intratteniamo una serie di rapporti bancari, come potrebbero essere eh, rapporti bancari o altri tipi di rapporti, eh, come la posta elettronica e così via, eh, che sono eh, eh, definibili digitali. Digitali perché ovviamente. Eh, poi ce lo spiegherà meglio il nostro tecnico Rocchi. Eh, digitali, perché ovviamente eh, rispondono a una logica matematica piuttosto che a una logica fisica, non sono ne, realmente nella natura, nella, eh, non sono tangibili in senso stretto. E, mh, quindi, intratteniamo questi rapporti bancari, che sono anche gestiti completamente online. E, e si potrebbero creare determinati problemi. Se perdiamo, ad esempio, l'accesso alla posta elettronica, eh, dove vengono tenuti, ovviamente, l'accesso alla banca dati, eh, beh, è come un po' dimenticare i buoni del tesoro nel cassetto della credenza, in qualche maniera, no? E, e, e questo è un problema non tanto per quanto riguarda i depositi bancari, perché io potrei venire a conoscenza comunque dell'esistenza del rapporto bancario, ma il problema potrebbe essere quando, ovviamente, il rapporto è trattenuto attraverso esclusivamente attraverso un account, come il sistema della blockchain. Oppure, ad esempio, attraverso un sistema di smart contract, i cui effetti si possono verificare ex post, cioè dopo la morte del, del soggetto, eh, post mortem. Si, si pensa, ad esempio, a un corrispettivo che deve essere saldato eh, con l'avveramento la, la, eh, di una determinata conda, condizione, e così via. Quindi, ci sono una serie di fenomeni che si possono eh, verificare eh, eh, post mortem. Eh, tutti questi fenomeni sono eh, sostanzialmente riferiti a beni digitali o a modalità digitali. Nell'era digitale, quindi, ehm, ehm, diciamo che nell'era digitale non si, mh, mh, ehm, eh, il, eh, esistono beni che sono digitali eh, che hanno sicuramente un contenuto patrimoniale come potrebbero essere i blog, la pubblicità che c'è all'interno del blog e così via, e rapporti eh, intessuti ehm, come social network, fotografie, appunti, ricordi scritti. Quindi eh, non solo eh, questi dati eh, digitali possono, essere, possono avere un contenuto eh, patrimoniale, ma possono avere anche un contenuto non patrimoniale. Eh, non patrimoniale a volte possono avere invece un contenuto eh, non, non patrimoniale. A questo punto ci dobbiamo chiedere quindi se, eh, ad esempio, la stessa identità digitale possa essere eh, ereditabile, in quanto non suscettibile, ovviamente, di una valutazione economica. Questa è una premessa generale, perché il quadro giuridico, come, come vi, ho, vi ho accennato, è quindi incerto. In Italia non esiste una, legis una legislazione specifica e non è assolutamente certo, anzi probabilmente non sarà, non sarà almeno nell'immediatezza, ehm, eh, possibile pensare di avere una normativa che disciplina la, la, la successione eh, digitale. Basti pensare, ad esempio, che negli Stati Uniti d'America solo 5 stati su 50 hanno eh, definito delle regole in materia di successione digitale e queste regole, tra l'altro, sono poco chiare e spesso sono contraddittorie sia nei termini che vengono utilizzati sia eh, nei, nei, nei contenuti. Ehm, tra l'altro eh, eh, perché è importante il fenomeno successorio? Perché recuperare eh, i dati. Eh, a volte ci costringe a eh, sopportare anche delle cause costosissime, tenuto conto di due elementi sostanziali. Il primo elemento è l'applicabilità della norma, normalmente quella straniera, visto che eh, normalmente la normativa applicabile quando si sottoscrivono dei contratti. Eh, diciamo eh, con Yahoo, con Google eh, sulla sull'applicabilità sulla, sulla dell'account, si, 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 eh, si accetta la normativa californiana e la giurisdizione delle corti di Santa Clara normalmente. E poi anche perché i servizi online. E, e, di posta elettronica come Yahoo e alcuni servizi cloud, addirittura prevedono che in caso di, di morte tutti i dati vengano distrutti. Adesso voi immaginate, eh, eh, tutti i dati vengono distrutti all'interno di questi, di, questi, di questi account, potrebbero esserci, ad esempio, password rilevanti, potrebbero esserci dati rilevanti, potrebbero esserci ricordi rilevanti, ovviamente. Per, 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 gli eredi, per gli eredi. Allora a questo punto la domanda è questa, affidare a una persona di fiducia le nostre credenziali d'accesso, beh è, è la stessa cosa che dare le chiavi eh, praticamente della nostra vita a un soggetto terzo, ovviamente, se non sono i nostri figli probabilmente, ma non sappiamo. Esistono, è vero, questo sul web eh, alcune società che eh, garantiscono di recapitare delle password o, o le, le, quello che viene registrato alle persone indicate, eh, ai successori indicati, eh, come My Last Email oppure Deep Switch e così via. Anche se in realtà queste società sono poco, mh, poco affidabili semplicemente perché alcune società, tipo la più grande, un colosso che si chiamava mywebwill.com in America, è, ha improvvisamente chiuso e chiudendo ha improvvisamente, eh, ovviamente fatto perdere le tracce e gli account di molti utenti. Eh, ci sono, tra l'altro, molte cause proprio su questo punto, perché alcuni utenti avevano eh, ovviamente lasciato... Eh, eh, su questo sito web, su questa, diciamo, ehm, cassaforte, avevano lasciato ovviamente dei dati relativi a, ovviamente alla, 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 alla Bitcoin, a Bitcoin. Quindi praticamente, voi sapete che sono catene chiuse, Bitcoin perciò spiegherà sempre il nostro tecnico, Rocchi, sono delle catene eh, chiuse e che quindi non possono essere forzate perché nel momento stesso in cui viene forzata la catena, la catena si distrugge perché è, è, lo scopo del blockchain è proprio garantire questa, 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 questa chiusura, questa, 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 questa gar garantire questi dati. Quindi, che fine fanno questi dati? I dati sono crittografati, la crittografia è sicura. Eh, quindi mh, ci poniamo tutti questi problemi quando parliamo di eh, dati digitali e soprattutto quando parliamo di successione ereditaria. Perché successione ereditaria? Perché l'unica normativa europea eh, eh, limitatamente ai beni economici rappresentata dai dati è data dal regolamento europeo, se non vado errato, eh, il eh, 1807 del 2018, il quale prevede la libera circolazione dei dati digitali e eh, eh, con la libera, di, eh, eh, libera circolazione dei dati digitali non personali, riconosce in qualche maniera eh, la possibilità che questi dati siano suscettibili ovviamente di, essere, eh, di, di circolare all'interno della comunità europea come se fossero delle, delle persone, come se fosse ad esempio una macchina, come se fosse un prodotto della comunità europea stessa. Eh, L'articolo 810 del codice civile in materia proprio di successione testamentaria ci dice che sono beni. Eh, prima della successione testamentale, ci dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Quindi eh, anche il, 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 il bene digitale è un bene che può formare oggetto di diritto, eh, perché ovviamente. Eh, eh, questo diritto di proprietà può essere vantato non solo dal de Cuius Prima, ma anche dai successori ex post, eh, in quanto soddisfa una necessità della persona, ci dice la giurisprudenza. Eh, ed è proprio questo, ehm, questa definizione che eh, ci allontana dalla definizione tipica di stampo romano della res come proprietà tangibile per avvicinarci invece. A beni che non hanno una dimensione in qualche maniera naturalistica. E se noi ci pensiamo bene, un po' anche come le opere di ingegno, il diritto morale all'inventore, ad essere riconosciuto come inventore e così via. In questo modo l'articolo 810 può ben ricomprendere anche i beni digitali. Ho fatto questa premessa perché alcuni soggetti. Eh, una parte della dottrina minoritaria eh, eh, in, immagina il bene digitale come bene virtuale, che è una cosa ben diversa. E quindi è importante chiarire che il bene digitale, anche se non ha una dimensione naturalistica, è suscettibile di formare oggetto di diritti. Il testamento, peraltro, tollera normalmente elementi accidentali e può contenere anche disposizioni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 587 del codice civile, il che significa che anche l'elemento successorio, proprio l'elemento successorio, può essere suscettibile eh, nell'ambito del, 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 del rapporto successorio, eh, la successione può ben prevedere che eh, l'esistenza di disposizioni anche di carattere non patrimoniale o suscettibile di non avere una valutazione economica di un bene digitale non suscettibile di avere una valutazione economica. Ehm, vi volevo fare un, 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 un esempio e, e, e mi avvio verso la conclusione. Oltre agli account, eh, le mail, le foto eh, possono eh, i beni digitali eh, oggetto di successione possono essere, come sappiamo, anche delle criptovalute, documenti informatici, smart contract o altri dati che possono eh, che, il, che il, il defunto può aver creato e sul quale, ovviamente, vanta. Un diritto di proprietà, ma eh, questo diritto di proprietà può essere vantato anche ad esempio da terzi. Si pensi al datore di lavoro. Eh, oppure si pensi, ad esempio, ai nostri clienti. Noi avvocati deteniamo una serie di informazioni sotto forma di dato digitale e noi sappiamo che dobbiamo istituire il fascicolo e quando restituiamo il fascicolo, normalmente noi immaginiamo sempre questo fascicolo di eh, cartaceo, ma eh, mi capita sempre più spesso di trasferire eh, una, una quantità di eh, dati digitali in formato su un supporto digitale appunto. Quindi eh, 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 ehm, ehm, occorre fare una, una riflessione proprio sulla successione del dato, del, della, della, del, del dato digitale, perché non riguarda solo e esclusivamente gli altri, ma può riguardare anche noi stessi nell'ambito dell'esercizio delle nostre attività professionali. Volevo chiudere poi alla fine facendo una... una, una, una una, una piccola raccontando un piccolo aneddoto. Nel 2005, un soldato americano, un marine americano, eh, muore in Iraq. La famiglia ovviamente mh, voleva conoscere eh, gli ultimi pensieri di questo marine. E quindi aveva chiesto a Yahoo di poter accedere alle mail del soldato. Bene, eh, Yahoo ovviamente gli risponde: Guarda, che la nostra politica, il tuo, tuo figlio ha firmato un contratto in cui l'account verrà distrutto, eh, per cui eh, non, non ti diamo assolutamente nulla. Eh, la famiglia si rivolge ovviamente al giudice americano. Eh, la corte eh, di Oakland City nel Michigan, eh, Oakland County nel Michigan, ha ordinato per la prima volta al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori la corrispondenza e tutto è il, del depuis, della posta elettronica e tutti, è tutti è, i documenti i detenuti. Eh, nonostante le condizioni generali di d'uso di Yahoo! prevedevano che in caso di morte eh, del titolare vi fosse la cancellazione dell'account. È chiaro che in questo caso eh, eh, è stato eh, dal giudice statunitense violato, secondo la, secondo la, la dottrina, eh, dottrina statunitense, è violato il principio contrattuale tipico della Common Law a favore invece di un'interpretazione un pochettino più... Ehm, possiamo dire ha giocato qui un, un ruolo quasi eh, umano in qualche maniera. Però volevo, eh, vi ho raccontato questo aneddoto perché la questione è diversa, ma se oltre a voler ricostruire la memoria in quei dati c'erano anche appunto eh, il, il, i, i dati eh, relativi all'utenza e all'accesso e all'autorizzazione, per eh, l'accesso alle criptovalute o altri beni immateriali, tutto interrogativo, questa è la prima domanda. La seconda domanda è rivolta all'autore eh, del libro, il quale, secondo me, affronta in modo organico il tema, eh, il tema eh, è, con una chiarezza espositiva, eh, nonostante. Eh, il tema, appunto, sia molto complesso e, come vedete, non nemmeno molto chiaro nelle sue delimitazioni eh, normative, non, è, non esiste nessuna norma. E allora, la domanda che volevo porre a, ad Alessandro eh, è se, nella successione a Intestazio, eh, delle, delle criptovalute, ossia quelle, quelle monete virtuali che in qualche maniera non hanno un controvalore garantito da un terzo come può essere la banca piuttosto che ovviamente un soggetto terzo. Le transazioni possono essere realizzate solo attraverso la blockchain o valgono anche qui le stesse regole per gli altri beni digitali. E io ho finito. E il problema principale che in realtà dobbiamo eh, come dire, porci è quello di eh, introdurre problemi sull'utilizzo dello strumento, perché tu hai evidenziato delle, dei campi di, di, di utilizzo dello strumento e di eh, come dire, estensione del sistema digitale all'interno di un sistema di diritto che non lo prevede. Quindi in qualche modo dobbiamo cominciare a porci eh, una questione su come effettivamente utilizzare questi strumenti. Allora... Ad Alessandro, in realtà, una domanda che chiede la, una collega Paola Francesca Cavallero, che ci dice se ehm, ci puoi dare una definizione, o meglio, cosa si intende per successione ereditaria in patrimonio digitale. D'altro canto, tu c'è scritto un libro, quindi è anche colpa tua, e, e di conseguenza, una, una definizione così di introduzione ce la devi dare, perché Giovanni ha dato una trattazione molto utile sull'inquadramento generale del problema, nello specifico. Eh, lascio a te la parola con questa prima, con questa prima domanda sì, ti ringrazio Andrea. Beh, innanzitutto eh, io mh, ci tenevo a, a ringraziare te e, e insomma tutta la, la commissione. Per eh, insomma, al di là della, della pubblicità immeritata, ma soprattutto per aver organizzato questo, questo convegno su un tema che di fatto purtroppo questa emergenza ci ha insegnato essere di, di, estrema, di estrema attualità. Ringrazio anche Giovanni che mi ha fatto, anche lui <ride> ha richiamato, ha richiamato il, il mio libro e mi riallaccio proprio alla, al tema che, che, è stato, che è stato trattato da Giovanni, cioè il, la composizione del, del patrimonio eh, digitale. Nel corso del mio intervento darò risposta sia alla collega. Che a Giovanni eh, sperando di, di darvi soddisfazione. Ho preparato qualche slide proprio perché, come ha detto eh, Giovanni, il tema è complesso e quindi forse è bene cercare di, di aiutarsi con, con, qualche, con qualche slide. Un attimo solo che le metto in condivisione, così possiamo vederle, vederle tutti. Allora. Eccoci qui. Eh, allora, cominciamo con una breve riflessione, perché purtroppo spesso mh, siamo talmente presi dalla, dalla quotidianità che eh, non ci rendiamo conto di quanta tecnologia eh, pervade ogni giorno, ogni ambito della, della nostra vita. Eh, nel 2013 il professor Floridi disse: Il nostro mondo si va trasformando in una infosfera. E se ognuno di noi riflette sulla sua vita, sul suo mondo, ci rendiamo subito conto che l'affermazione del professor Floridi è incredibilmente vera. Pensate come in un attimo siamo passati dalla pellicola fotografica alla fotografia digitale, attraverso semplicemente l'utilizzo degli, degli smartphone, o come siamo passati dalla carta stampata al documento elettronico, quindi al libro. Ehm, all'ebook per esempio la musica siamo passati dal nastro magnetico al, al disco ottico e adesso alla musica mp3 in un attimo senza neanche rendercene conto o piuttosto i mezzi di comunicazione la posta eh, i costi delle poste ci dimostrano che l'utilizzo della, della posta elettronica ha assunto la, la, la prevalenza e quindi non si utilizza più la, la, la classica Lettera o la classica raccomandata. Noi, avvocati, lo sappiamo benissimo. Abbiamo la PEC che è uno strumento formidabile che ci consente di sostituire eh, le raccomandate e in generale le notificazioni. Il telefono: oggi non abbiamo più un solo telefono, abbiamo un vero e proprio eh, computer eh, con delle capacità computazionali estremamente. Eh, importanti eh, e molto superiori dei, dei computer, per esempio, che sono stati utilizzati per andare sulla Luna. La memoria: eh, siamo circondati da dispositivi di memoria sempre più piccoli. Dalla scheda perforata siamo passati al floppy disk, e in un attimo alle pennette USB o a memorie sempre, sempre più piccole. Così è cambiato il sistema di archiviazione. Ovviamente, immagazzinando un numero sempre maggiore di dati, abbiamo bisogno. Di spazi sempre maggiori e così è nato il cloud, quel sistema di cui probabilmente molti di voi sono dotati, che consente di memorizzare i propri dati all'interno di questa nuvola virtuale e di potervi accedere da qualsiasi dispositivo. Gli acquisti abbiamo visto che, purtroppo, questa emergenza ce l'ha insegnato, che il, il commercio elettronico oggi è. Eh, va per la maggiore, mettiamola così, anche perché ci sono delle garanzie lato consumatore che a volte possono essere molto più vantaggiose. E così il lavoro. Provate a pensare a un architetto o a noi stessi, a noi avvocati, noi produciamo ogni giorno degli atti, dei documenti, che sono in alcuni casi delle, delle opere coperte dal, dal diritto d'autore. O pensate a un fotografo professionista. O a un traduttore. Sono tantissime le professioni che sfruttano il sistema, i sistemi informatici e che producono, attraverso i quali vengono prodotti dei beni digitali. E così sono cambiati i rapporti umani, Facebook ne è la dimostrazione. Il denaro, le famose criptovalute, oggi non si utilizzano più solamente per i pagamenti nel dark web. Quando si parla di criptovalute, si è sempre portati a pensare che sia uno strumento. Illecito, in realtà no, io conosco colleghi che si fanno pagare in criptovalute. Quindi è diventato uno strumento di pagamento e di investimento come la moneta corrente. E così è cambiata la, la sicurezza. Giovanni accennava prima al fatto che oggi il sistema di sicurezza non è più basato su uh, chiavi, armadi blindati, ma su password che poi sono il problema, la, la costituiscono la la problematica maggiore per quanto riguarda la successione ereditaria. E così la firma eh, dall'identità digitale, eh, il il passo successivo è appunto la firma elettronica nelle sue varie forme, semplice, avanzata, qualificata o digitale e eh, conseguentemente l'identità molti di voi avranno sentito parlare dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale che ci consente di interagire con la pubblica amministrazione o i privati convenzionati utilizzando proprio la nostra identità. E così è cambiata anche la morte, o meglio è cambiata la successione. Oggi oggetto di successione non sono più solamente i beni mobili, immobili eh, immateriale o materiali che siano. Oggi, grazie appunto agli strumenti informatici, ci sono dei nuovi beni con cui dobbiamo confrontarci, con chi si occupa di successione deve necessariamente confrontarsi, e sono i beni digitali. Beni digitali che sono a tutti gli effetti delle res che entrano a far parte del patrimonio ereditario. E qui si conclude un attimo la mia riflessione che spero vi abbia stimolato. A riflettere sul vostro, sulla vostra infosfera, ehm, ed è una riflessione che mi ha accompagnato durante la redazione del libro. Perché eh, mentre scrivevo, eh, mi domandavo: ma se io oggi non dispongo, io professionista, eh, io eh, padre di famiglia, se io non dispongo oggi del mio patrimonio digitale e in sostanza non lascio la password ai miei eredi nel momento in cui io dovessi mancare tutto il mio patrimonio fatto di beni eh, di natura eh, non patrimoniale affettiva le foto di famiglia dei bei momenti o il mio patrimonio eh, invece di natura patrimoniale andrebbe disperso quindi è necessario oggi soprattutto per chi si occupa di assistere eh, non solamente mh, semplici persone che magari non, non svolgono un'attività che richiede l'utilizzo dello strumento informatico, ma anche in, in generale chi invece lo utilizza, appunto, pensate ai fotografi piuttosto che gli architetti, piuttosto che eh, traduttori. E via dicendo, eh, è necessario assisterli in modo tale da, da fargli entrare in testa che è oggetto di. Della pianificazione successoria sono anche tutti i beni che sono contenuti all'interno dei nostri dispositivi, computer, telefonini, tablet, cloud e via discorrendo. Detto questo, la storia di Justin, che ha raccontato eh, Giovanni, è, eh, costituisce il momento della nascita dell'eredità digitale. Quello è stato il primo momento in cui ci si è eh, posti il problema del, dei beni digitali e, nello specifico, delle. Missive di posta elettronica contenute all'interno dell'account. I genitori di Justin hanno cercato eh, di ottenere appunto i beni digitali a cui avevano diritto eh, di, entrare, di entrare in possesso facendo leva sul fatto che l'account è come una cassetta di sicurezza che, sebbene non sia di proprietà del, eh, del di colui che ha sottoscritto il contratto di fornitura con eh, il fornitore di servizio della società dell'informazione. I beni che vi sono contenuti all'interno sono sì di proprietà del defunto e quindi come res possono entrare a far parte del, devono entrare a far parte del patrimonio ereditario. E qui veniamo alla risposta alla prima domanda. Che cos'è l'eredità digitale? Beh, una definizione che possiamo dare è questa. È il complesso dei lasciti digitali di un soggetto al cui contenuto custodito in supporti fisici o virtuali è possibile accedere spesso, mi viene da dire, solo attraverso delle credenziali. L'erità digitale quindi non è un fenomeno nuovo e lo vedremo dal punto di vista eh, delle regole, eh, le norme restano, restano le stesse, però è, un, qualcosa, è un, un fenomeno particolare che presenta degli aspetti estremamente problematici. Eh, li vediamo uno ad uno, anzitutto il bilanciamento degli interessi, degli eredi ad entrare in possesso del patrimonio ereditario eventualmente contenuto degli account, e quello del defunto a mantenere la riservatezza. Perché IAU eh, nel caso di Justin, si è opposto alla richiesta degli eredi? Beh, per esempio eh, Alessandro, scusa sì. se ti interrompo, ma Prego. così approfittiamo perché stai toccando l'argomento che mh, viene posto anche con una domanda, cioè sì. in qualche modo Cioè il diritto successorio digitale messo in correlazione con la privacy del decuius Ex-privacy e, e relativamente a posta elettronica e messaggi. Sì. È un problemino um, particolare sicuramente. Lo, certo, lo affrontiamo a, a breve nel momento in cui eh, parleremo di come si può accedere eh, all'account del, del defunto. Un, ve lo anticipo brevemente, noi abbiamo una bellissima norma unica nel panorama europeo che l'articolo 2 terdecese del codice privacy riformato con il decreto legislativo 101 del 2018 di adeguamento al GDPR che riconosce la possibilità a determinati soggetti e poi li vedremo di esercitare i diritti di, di, di quell'articolo dal 15 a 22 del codice privacy quindi di fatto il diritto di accesso e di ottenere copia dei dati personali contenuti negli account eh, All'epoca di, di Justin e, e nella normativa eh, americana non mi risulta sia presente una eh, fattispecie analoga a quella del 2 Terdeces e neanche nel caso che vedremo dopo eh, su cui si è espressa la Cassazione tedesca. Quindi il primo problema è sì, io ho diritto ad accedere ai dati personali in qualità di erede, ma dall'altra parte eh, chi ci dice che il defunto non volesse invece eh, esercitare il suo diritto all'oblio? Secondo problema, eterogeneità dei beni digitali eh, e la, sua, la loro riconducibilità al defunto. Noi online abbiamo, diceva Rodotà, un'identità eh, un a specchio, tante identità, molteplici identità. Io posso avere eh, un'identità su Facebook, una su LinkedIn, una sul mio sito e via discorrendo. E questo complica la riconducibilità ovviamente. Del, eh, del, dei beni dell'account al, al singolo defunto. Quindi riuscire a identificare l'account del defunto è, può essere difficile, può non bastare semplicemente il nome e cognome, perché io posso utilizzare anche degli pseudonimi. Problema fondamentale è poi la presenza delle credenziali di protezione. Signori, se io non lascio la password del mio telefonino, del mio computer o di qualsiasi device e nessuno la conosce, il contenuto di quel eh, supporto resterà ignoto e cadrà nell'oblio. Non ci sono poi strumenti a disposizione per la trasmissione. Delle credenziali o comunque per disporre mortis causa del proprio patrimonio digitale e vedremo anche in questo caso il perché non può essere utilizzato il testamento. Poi ci sono rapporti contrattuali con i fornitori dei servizi della società dell'informazione: il caso di Justin ce lo dimostra. Yahoo dice: No, io mi sono obbligato a mantenere la riservatezza, quindi non ti posso dare assolutamente nulla. O piuttosto mi sono obbligato alla cancellazione dei dati. Ci sono poi delle difficoltà di ricostruzione del patrimonio ereditario digitale. Provate a fare un attimo mente locale, provate a immaginare quanti beni digitali avete. Pensateci un attimo: non lo sapete. Non lo sapete perché noi continuiamo a produrre beni digitali e ognuno di noi ha un patrimonio digitale. Chiunque, dal, dal ragazzino che ha in mano un cellulare all'anziano producono tutti i beni digitali che potenzialmente entrano nel patrimonio ereditario. C'è poi una difficoltà di qualificazione e valorizzazione del patrimonio digitale. Che valore può avere l'account di un influencer? Che valore può avere un software sviluppato da uno sviluppatore? E via discorrendo. E poi ci sono problemi strettamente tecnici. Il concetto di possesso dei beni ereditari. Voi sapete bene che colui che è nel possesso dei beni ereditari deve chiudere l'inventario entro tre mesi. Questo ovviamente è un problema. Se io ho, per esempio, conosco le credenziali sono nel delle, delle criptovalute, sono nel possesso dei beni ereditari o no? E poi un ultimo problema è l'inesistenza di un registro delle successioni digitali che può complicare. La, la, eh, il trasferimento del, del bene, la notizia, appunto che si è aperta una successione anche rigu riguardante anche l'ambito digitale. Ricapitoliamo brevemente di cosa è composto il patrimonio. Patrimonio digitale è composto da beni digitali, contratti e quindi account che non sono propriamente di proprietà del, del defunto, e in senso più ampio i supporti di memorizzazione. Beni digitali sono tutti beni che noi produciamo di nostra proprietà. Attenzione, come ha detto Giovanni, quando noi compriamo qualcosa online non è detto che ne acquistiamo la proprietà, anzi, molto spesso noi acquistiamo semplicemente un diritto di utilizzo, grazie ad una licenza, licenza che poi può avere una durata di tutta la nostra vita, ma non è un bene trasferibile. E qui vi racconto un aneddoto, pare, ma non è certo che eh, Bruce Willis, che pare abbia una, una grandissima eh, collezione di video e musica, a un certo punto volesse pianificare la sua successione. E qualcuno eh, pare che gli abbia fatto notare che in realtà di quei beni che lui aveva acquistato non, non ne poteva disporre perché non erano di sua proprietà, ma erano stati concessi in licenza. E sempre pare che... Eh, volesse intentare causa ad Apple. Quindi attenzione quando eh, acquistiamo beni online e cerchiamo di comprendere se si tratti di una licenza, di un acquisto di un diritto di utilizzo oppure di un acquisto della, della proprietà. Tra i beni digitali più comuni troviamo la posta elettronica, i file che produciamo ogni giorno, immagini, video e file audio. I beni digitali possono avere un contenuto diverso, possono avere un contenuto affettivo quando rispondono a interessi individuali o familiari, eh, le nostre foto di famiglia, e le lettere che scriviamo a nostra, a nostra moglie, alla nostra compagna, oppure possono avere un contenuto patrimoniale e hanno un contenuto patrimoniale quando o hanno un valore intrinseco proprio oppure possono essere utilizzati economicamente. E qui abbiamo le criptovalute che sono il bene patrimoniale per eccellenza, ma pensate anche alle traduzioni di un professionista, le immagini di un fotografo professionale, i progetti di un architetto, le opere di un autore, i software di uno sviluppatore. Patrimonio digitale, abbiamo detto a contenuto eh, patrimoniale o non patrimoniale, ma non solo può anche avere dei connotati tali per cui eh, rientrano, rientra tra eh, il bene, può rientrare tra le opere creative dell'ingegno o tra i cosiddetti scritti di natura intima e personale. E perché bisogna precisarlo? Perché ci sono delle regole particolari che prevede la legge sul diritto d'autore che provocano una curvatura negli ordinari criteri di delazione. Per identificare le opere creative dell'ingegno è semplice. Abbiamo... Una, una, abbiamo una definizione che ci viene data dall'ordinamento e quindi sappiamo che l'opera dell'ingegno è. Esempi tipici sono i programmi per il laboratore, le opere di uno scrittore, le fotografie, dove c'è un'opera dell'ingegno eh, di carattere digitale, lo vedremo a breve: i eh, determinate categorie di eh, eredi necessarie hanno dei diritti non sul bene fisico ma quanto all'utilizzo di tale bene. Per quanto riguarda i beni a contenuto intimo o personale è più difficile, qui non abbiamo una definizione data dalla legge eh, che cosa sono questi beni a contenuto intimo personali? tendenzialmente quelli che vedete qui rappresentati, quindi i messaggi, le memorie familiari, i diari e via dicendo, ma non essendoci una definizione è stata la giurisprudenza a dare appunto un criterio per identificare che cosa deve intendersi per bene confidenziale. La giurisprudenza ci dice sono tutti quei casi in cui il destinatario, per esempio, per quanto riguarda la corrispondenza, intende aprire il proprio animo al emittente intende aprire il proprio animo al al destinatario. Quindi Beni digitali di proprietà del defunto, contenuto affettivo, personale, contenuto patrimoniale e allo stesso tempo possono essere opere dell'ingegno o beni a contenuto intimo personale. In questi ultimi due casi ci sarà una, ehm, una curvatura del criterio di delazione, per cui eh, gli eredi necessari avranno dei diritti eh, sul, sul, bene, sul bene stesso. Sui beni concessi in licenza, vi ho già detto. Account, ripetiamolo, è uno specifico ambiente virtuale come la cassetta di sicurezza all'interno di una banca che io posso utilizzare secondo quello che è il contratto che ho stipulato con il fornitore, ma non è un bene digitale che fa parte del patrimonio eh, ereditario. Il contenuto, sì, ma il contenente, no. Ehm. E questo lo sappiamo, anzitutto, perché quando stipuliamo un contratto online tendenzialmente leggiamo le condizioni generali di contratto, ma soprattutto perché ce ne rendiamo conto quando perdiamo la password, non ce la ricordiamo, chiediamo al fornitore di darci accesso comunque, eh, concedendoci un'altra un password. Attenzione che anche l'account può avere un valore patrimoniale. Prendete l'account degli exchange di criptovalute. Le exchange di criptovalute sono dei fornitori di servizi della società dell'informazione che consentono di eh, acquistare, trasferire e via discorrendo criptovalute. Per cui la criptovaluta non è nelle mani dell'utente, è nelle mani del, del fornitore del servizio che la gestisce secondo quelle che sono le istruzioni di colui che ha sottoscritto il, il contratto. E poi prendete i contratti, per esempio, che di YouTube piuttosto che eh, di altri social network dove ci sono delle sponsorizzazioni o piuttosto quelli che contengono delle, delle recensioni. Sono tutti account a contenuto patrimoniale. Da ultimo, in senso ampio, abbiamo i supporti di memorizzazione che rientrano anche loro, ripeto, in senso ampio nel patrimonio digitale. Supporti fisici, hard disk, USB, dischi esterni e via discorrendo, e quelli virtuali, anche se per quanto riguarda la gestione di quelli virtuali ricadiamo negli account. Ultima precisazione, poi passiamo direttamente alla, 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 alle regole eh, successorie, i supporti memorizzazione, attenzione, che non sono sempre di nostra proprietà, noi possiamo avere dei supporti di memorizzazione che ci sono dati in oppure in, in locazione e quindi i due beni devono essere tenuti distinti, il contenente e il contenuto possono avere proprietà diverse e possono essere ovviamente eh, oggetto di disposizioni diverse da parte dello stesso testatore. Da ultimo, le credenziali d'accesso, ricordiamoci che non sono dei beni, le credenziali d'accesso sono le chiavi per accedere a quella famosa cassetta di sicurezza che può essere un account o può essere il supporto di memorizzazione. Se riflettiamo un attimo su quello che vi ho detto prima, ovvero che la credenziale di accesso è il punto più drammatico della successione ereditaria nel patrimonio digitale, capite perché? Perché la password è segreta, deve essere adeguata, dice il GDPR. Secondo quello che era il, il vecchio disciplinare, l'allegato B, dell'articolo 33 del vecchio codice privacy dovrebbe essere composta di almeno 8 caratteri alfanumerici, quindi maiuscole, minuscole, simboli, video e scorrendo, dovrebbe essere sempre nuova, differente dalle precedenti e poi periodicamente aggiornata. Ora, provate a immaginare come è complicato per una persona che non conosce la password di accesso al device del defunto o al suo account recuperare i beni digitali. Può essere ovviamente impossibile. Entriamo dunque nel vivo della successione con una premessa. Come vi ho detto, le regole che disciplinano la successione restano le stesse, ma ci sono delle particolarità che sono quelle che abbiamo visto all'inizio. Successione abbintestato. Regole sono le stesse, quindi subentrano i soggetti che sono chiamati dall'articolo 565. In teoria. Scrivo in teoria perché, perché di fatto io posso anche essere erede sulla carta, ma devo anche entrare in possesso dei beni ereditari. Ora, per quanto riguarda i supporti fisici, la prima cosa che mi viene da dire si può fare è cercare di accedere al supporto fisico del defunto, che sia un cellulare o sia un, un device di altro tipo, inserendo quelle che presumibilmente Potevano essere le credenziali di accesso del, del defunto. In realtà, però, questa soluzione può rivelarsi molto pericolosa perché ci sono device che sono dotati di sistemi che, superato un certo numero di tentativi, impediscono l'accesso. Quindi, la cosa migliore in questi casi, per evitare di compromettere il contenuto e quindi bene digitale, è bene rivolgersi a un informatico forense, ce lo spiegherà bene il dottor Rocchi che farà una copia informatica del supporto e lavorerà sulla copia per cercare di accedere al, al device, forzandolo eh, con quelle che sono le tecniche utilizzate dalla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda gli account, il discorso è diverso. Allora, se si è riusciti ad accedere al device, si può provare ad accedere all'account attraverso lo stesso device, perché sappiamo bene che molti programmi di navigazione consentono la memorizzazione delle credenziali relative all'account. Nel caso in cui questo sistema non funzioni e risulti applicabile la legge italiana, allora avremo il bellissimo, stupendo, fantastico articolo 2 terdeces eh, del codice privacy, che è uno strumento unico nel suo genere. Pensate che in sede di discussione del decreto legislativo 101 del 2018, quando eh, mh, ci si è presentati davanti alla, al garante europeo per presentare appunto il decreto legislativo, ehm, in modo ironico è stato eh, sottolineato dal garante stesso, è stato detto, ma una norma in cui, in cui si riconoscono i diritti dei defunti è assurda. Ora, al di là del fatto che qua non è detto che si tratti di diritti eh, iure successione se non iure proprio, io propenderei più per la seconda. Questa norma è fantastica perché può essere utilizzata non solo dall'erede, ma anche dal chiamato all'eredità, perché sapete che il chiamato all'eredità ha dei poteri. Ora, attraverso questa norma, noi abbiamo la possibilità di ottenere non solo nell'ambito digitale, ma in generale, per chi si occupa di successioni questa norma è molto, molto utile. Eh, Cons ci consente di sapere quelle che sono le informazioni riconducibili al defunto. E se per informazioni, come dice il regolamento, dobbiamo intendere, per dati scusate, dobbiamo intendere qualsiasi informazione riconducibile al defunto, noi possiamo racchiudere in questa norma il diritto ad ottenere copia di foto, messaggi, posta elettronica, qualsiasi bene che sia riconducibile al defunto. E chi ha questo diritto? Che ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Questa norma in realtà non è nuova, era il vecchio articolo 9,3 del vecchio codice privacy, ma oggi viene, eh, assume ancora più importanza perché, lo vedremo a brevissimo, consente anche di gestire una parte della propria eredità digitale. Per quanto riguarda i contratti, il discorso è molto più complicato. Eh, Giovanni sottolineava che molti fornitori di servizi della società dell'informazione hanno sede negli Stati Uniti e eh, impongono eh, la giurisdizione, la legge applicabile, quella del, del luogo. Ora, ehm, che fare di questi contratti che prevedono al loro interno clausole di intrasmissibilità? O clausole di cancellazione o di riservatezza come nel caso di Justin ebbene qui abbiamo un aiuto da parte della corte di cassazione tedesca che si era espressa su questo caso una ragazza eh, probabilmente morta suicida sotto la metropolitana di, di Berlino i genitori erano interessati ad ottenere eh, accesso al suo account Facebook reso commemorativo in automatico eh, per via della, della notizia, eh, e quindi inoltrano una richiesta a, eh, a Facebook facendo presente che quell'accesso era giustificato anche dal fatto che dovevano cercare di eh, individuare degli elementi probatori per sostenere, eh, per difendersi eh, a fronte delle richieste del macchinista che pretendeva un risarcimento del danno per il trauma che aveva subito e Facebook dice assolutamente no, perché è previsto che automaticamente l'account venga reso commemorativo e che nessuno possa più gestire l'account a meno che non, così non sia stato disposto dal defunto. In primo grado i genitor ai genitori viene data ragione, in appello viene dato torto e la cassazione da ultimo dà ragione ai genitori e dice "Premetto che in Germania non c'è il due terdeces, quindi la Corte di Cassazione eh, si è dovuta riferire eh, all'articolo 6 del, del regolamento, eh, quindi tutt'altra storia, ma sancisce dei principi molto importanti. Il primo, i rapporti che riguardano beni immateriali sono parte del patrimonio del defunto, come tali, entrano nella successione ereditaria e sono suscettibili di trasmissione. Due, questi contratti sono pieni. Zeppi di clausole abusive. Chi si occupa di eh, tutela del consumatore sa benissimo che online è, è un problema perché ci sono clausole che sono considerate nulle dall'articolo 59, del, sono considerate vessatorie dall'articolo 59 del codice del consumo, altre che lo sono in base al 1341, ed è questo il caso. I contratti stipulati a distanza da questi fornitori sono. Pieni di clausole abusive che provocano una illegittima simmetria contrattuale, così dice la Cassazione tedesca, e non prevedono un'equa distribuzione dei, dei diritti. E dunque il contratto in realtà è trasmissibile. Ora, dopo questa sentenza, Facebook non ha fatto assolutamente nulla, ha lasciato le cose come stavano, ha deciso di assumersi il rischio. Ma il concetto è fondamentale. Rispetto alla pianificazione. Del, eh, della successione digitale, invece, il, la questione si va a complicare. Nel senso che ehm, vediamo allora. L, l, il primo strumento che ci viene in mente per gestire la successione è il testamento. Noi possiamo perfettamente utilizzare il testamento per disporre anche del nostro patrimonio digitale. Nessuno ce lo vieta, c'è però un problema. Immaginate di avere dei beni di natura patrimoniale di grande valore. Siete dei fotografi professionisti, le vostre foto valgono un'infinità, oppure siete degli architetti famosissimi, eh, oppure siete degli avvocati famosissimi e i vostri atti valgono un'infinità. Voi scrivereste mai la password di accesso a questi beni su un foglio di carta? Non lo so. Io non lo farei. Perché? Perché ovviamente chiunque entrasse in possesso di quel foglio di carta potrebbe eventualmente eh, rubarli, potrebbe farne un uso diverso rispetto a quello che io ho pianificato. Quindi scrivere il proprio testamento, il proprio testamento le proprie credenziali eh, è sconsigliabile. Parlo di testamento olografo, ma le considerazioni valgono anche per il testamento... Eh, pubblico, meno ovviamente per quello segreto. Quindi è meglio evitare di scriverlo. Chiunque potrebbe venire a conoscenza. Poi testamento olografo deve essere pubblicato. Quindi si deve presentare al notaio con i testimoni, quindi notaio, testimoni, eventuali chiamate all'eredità, non eredi, soggetti che magari credono di essere stati nominati eredi delle criptovalute e in realtà non lo sono e quindi altri soggetti che possono venirne a conoscenza e sfruttare subito la conoscenza della credenziale per eh, ottenere appunto il possesso di, di tali beni. Quindi il testamento è uno strumento che si sconsiglia di utilizzare, per non parlare poi ovviamente dei problemi di eh, aggiornamento, eh, se io anche scrivessi il mio testamento olografo, dovrei andare lì ogni 3 per 2 e ovviamente cambiare la password, firmare, datare, firmare, datare, firmare, datare, firmare. Se poi l'ho anche dato in custodia o in deposito a un notaio, tutte le volte dovrei andare ad aggiornare, pensate ogni tre mesi. Non varrebbe neanche l'espunzione dell'inciso relativo alla, alla, alla password, eh, di cui ha 620 del codice civile. Perché? perché in quel caso il testamento è già stato pubblicato, quindi già ne sono venute a conoscenza troppe persone. E quindi eh, la domanda è, è, è più che legittima, perché ricordiamoci che noi, la nostra, il nostro ordinamento prevede che eh, la devoluzione si possa avere solo per legge o per testamento, basta, anzi ci dice addirittura la legge che... Sono vietati i patti con cui si dispone della propria eh, successione, i cosiddetti contratti ereditari. E allora che cosa facciamo? Non c'è uno strumento. Questa è la realtà. Non c'è uno strumento. Ce ne sono di più che devono essere utilizzati magari in combinato risposto tra loro. L'esecutore testamentario. Benissimo, io posso nominare una persona che per definizione è una persona verso la quale io nutro una particolare fiducia personale o per la sua, le sue capacità professionali. Posso consegnargli ovviamente magari le mie password e ogni 3x2 chiedergli eh, di aggiornarle e di tenersele per sé in cassaforte. Nel momento in cui Dovesse aprirsi la successione, l'esecutore testamentario ha tutti i poteri, salvo che ovviamente io non glieli abbia sempre con la con, nella scheda testamentaria, non li, abbia, non li abbia revocati, ma ha tutti i poteri per poter compiere le attività che io ritengo più opportune. Consegna le credenziali di accesso alle mie, eh, delle mie criptovalute a Tizio, Caio, Sempronio Stupendo, abbiamo risolto il problema. No, non abbiamo risolto il problema. Per diverse ragioni, Il, io posso nominare un soggetto esecutore testamentario, ma allo stesso tempo questo deve accettare l'incarico. Per cui nel momento in cui non può o non vuole accettare l'incarico, io mi ritrovo senza un esecutore testamentario in grado di portare ad esecuzione le mie volontà. Poi posso prevedere anche dei sostituti, posso prevederne un'infinità. Però una criticità dell'istituto in sé è questa, la possibilità di accettare o meno, per non parlare poi ovviamente che la nomina di esecutore testamentario, sebbene non richieda formalismi, perché di fatto la giurisprudenza ci insegna che può essere utilizzata qualsiasi formula per nominare un esecutore testamentario, comunque una nomina ci deve essere. La condivisione con la persona di fiducia, qualcuno ha detto, eh, sì, bello, bellissimo, eh, non ha niente di giuridico, ovviamente se, se ragioniamo in termini giuridici eh, è un'ipotesi da non tenere in considerazione. Eh, ha un vantaggio, sì, non ha formalismi, c'è la fiducia e via discorrendo, ma allo stesso tempo eh, qualsiasi rapporto umano può deteriorarsi e poi non c'è un obbligo giuridico. Io eh, do la mia, la password delle mie credenziali di accesso alle criptovalute a Tizio e poi Tizio se le tiene, se le tiene per sé. Il legato di password, la dottrina, e nello specifico il notaio di Lorenzo, ha elaborato questa, questo legato, che è un legato atipico, un legato atipico che si caratterizza appunto, se leggiamo la definizione, un legato atipico avente ad oggetto un comportamento non espressamente previsto né disciplinato da alcuna norma giuridica con cui il testatore Attribuisce al beneficiario della disposizione, cioè il legatario, la titolarità delle password personali. Stupendo, è uno strumento che possiamo utilizzare. Eh, si caratterizza per un oggetto mediato che, che sono ovviamente eh, il contenuto che è protetto dalle password, e da uno immediato che sono le chiavi di accesso, quella, secondo quella che era la tradizione simbolica romana. Bene, benissimo, eh, con, in questo modo posso superare tutti i problemi che adesso vedremo del mandato post mortem ex equendum, posso superare tutti i problemi eh, relativi al trasferimento eh, del, del bene, ma allo stesso tempo eh, io non posso scrivere il legato il contenuto all'interno del testamento e io non posso scrivere eh, la password sul testamento. Quindi ci ritroviamo al punto eh, iniziale. In più il legato, sebbene si acquisti automaticamente, può essere rifiutato e quindi anche in questo caso ci ritroveremmo con un problema analogo a quello sia dell'esecutore che del, del testamento. E dunque ad oggi la soluzione preferibile è quella del mandato post mortem exequendum. Che cos'è il mandato post mortem exequendum? Beh, è un contratto di mandato, quindi risponde perfettamente al 1703. Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Applicato all'ambito eh, digitale, all'ambito della successione digitale, il mandato post mortem execue non può essere così definito. Il mandante conferisce ad un soggetto per iscritto, sebbene ovviamente la forma non sia richiesta ad substantiam, il compito di comunicare la password dello stesso, dallo stesso custodita al destinatario prescelto, o alternativamente di trattenerla e utilizzarla per compiere una determinata attività. Io posso sottoscrivere con Giovanni un contratto di mandato post mortem ex sequendum affinché lui, che è a conoscenza delle mie credenziali di accesso, alla mia morte, dopo la mia morte, le consegni ad un, eh, ad un destinatario che io ho eh, predeterminato oppure che con quelle credenziali effettui una determinata operazione, una donazione piuttosto che una, una, la cancellazione dei, dei miei dati. Benissimo, abbiamo trovato lo strumento eh, per gestire l'eredità digitale. No, non ancora. Abbiamo due problemi, il primo superabile e il secondo meno. Primo problema, si dice che 1722,4 mandato un morte finitur, il mandato si estingue con la morte, salvo ovviamente l'eccezione di quella stessa norma. Eh, e dunque? Per fortuna, eh, giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel riconoscere che il principio di estinzione del mandato con la morte possa essere derogabile per volontà delle parti. Quindi va bene, posso utilizzare il mandato per dare ad es esecuzione ad, una ad un determinato incarico dopo la mia morte. Perfetto. E però eh, c'è eh, ovviamente il problema dei patti successori e come ne usciamo? E non ne usciamo. Dobbiamo stare all'interno dell'ambito, dell eh, eh, anzi dobbiamo stare al di fuori del, del, del divieto e quindi possiamo dire che il mandato post mortem ex noi lo possiamo utilizzare quando si tratti di un'attribuzione non patrimoniale. Quindi non ci deve essere un arricchimento del destinatario, perché se c'è un arricchimento io vado a violare i patti successori. Quindi Giovanni non potrà consegnare la credenziale di accesso alle mie criptovalute, ma potrà consegnare la credenziale di accesso al mio device o alla mia cartella o alle mie fotografie. C'è poi un ulteriore problema. Se è vero come è vero che gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dal defunto, è anche vero che possono subentrare nel contratto di mandato e quindi possono in realtà revocare l'incarico. Sì e no. Dottrina e giurisprudenza non sono unanimi se non su un punto. Eh, non posso rendere irrevocabile il mandato per gli eredi, quindi non posso scrivere eh, il mandato è irrevocabile da parte degli eredi di, di Tizio, non posso perché non si possono assumere obbligazioni per altri, per altri soggetti. Allora possiamo renderlo irrevocabile aborigine. Ma anche in questo caso si tratterebbe di un'irrevocabilità relativa, perché gli eredi possono sempre recedere dal contratto. In realtà la, la dottrina sostiene che il mandato abbia sempre, sia sempre irrevocabile anche da parte degli eredi, perché se l'oggetto dell'incarico a natura non patrimoniale, questa irrevocabilità deriverebbe dal fatto che il mandato assolve a una, un interesse strettamente personale. Eh, del mandante e del mandatario. Addirittura saremmo fuori dall'ambito della disciplina successoria del contratto. Quando invece l'incarico ha natura patrimoniale, in questo caso l'irrevocabilità sarebbe ex legge perché eh, deriva dalla natura stessa del, del, del contratto che è, porta e diretto a realizzare interessi che sono coincidenti seppur di soggetti diversi. Quindi possiamo dire che il mandato post-mortem exequed non può essere sempre usato per i rapporti di natura non patrimoniale, eh, non può essere utilizzato per il, il, il trasferimento di fatto di beni a contenuto patrimoniale a meno che questo arricchimento non si sia già perfezionato in vita, oppure può essere in, utilizzato in combinato disposto con il testamento o con il legato di password. Per eh, anche i beni di natura eh, patrimoniale, ma in questo caso il titolo del trasferimento non è più il contratto di mandato, ma il testamento, eh, il testamento stesso. Al di là, poi, dello strumento che si decide di utilizzare, come vi ho accennato prima, se ci sono beni che sono eh, qualificabili come opere dell'ingegno o come scritti di natura intima o personale, bisogna ricordarsi che la legge sul diritto d'autore riconosce determinati diritti non sul bene, ma sull'utilizzo dei, dei diritti legati a quel bene a determinati, a determinati soggetti. Mi avvio alla conclusione parlandovi eh, della, sempre dell'articolo 2 terdecis, di questa norma estremamente innovativa, non solo per il comma 1 che avete appena, di cui vi ho appena parlato, che consente di accedere ai dati personali del defunto, ma soprattutto per il comma 2 che leggiamo insieme: l'esercizio dei diritti di cui al comma 1, quindi diritto di accesso eh, dal 15 al 22 del GDPR da parte di quei soggetti, non è ammesso. Uh, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento a quest'ultimo comunicata. Fermiamoci un attimo. Allora, dato personale uguale informazione, uguale foto. Lettere, scritti, contenuto di un account, qualsiasi informazione riconducibile al defunto. Io posso vietare al titolare del trattamento di fare esercitare a ai miei chiamati all'eredità, agli eredi, a chi ha un mandato, il diritto di accesso o di cancellazione. Vuol dire che io sto. Questo, questa norma ci consente di eh, pianificare la nostra, una parte della nostra eredità digitale, cioè quella che riguarda i dati online. Ed è uno strumento estremamente innovativo. Certo, se è vero, come è vero, che ci consente in qualche modo di disporre per il momento in cui avremo cessato di vivere della... Nostra eh, dei nostri dati digitali è altrettanto vero, però, che è una norma soggetta a limiti per cui questo divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali, attenzione, patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Quindi è vero, posso disporre dei miei dati, del mio patrimonio digitale. Ma, ma con determinati limiti. Eh, in altre parole, vuol dire che se ci sono dei beni di natura patrimoniale, io devo e posso avere accesso a quei dati, avere tutte le informazioni che mi interessano. Non nel caso di beni di natura non patrimoniale, a meno che non ci siano altri interessi in gioco. È nato il testamento digitale? No. Non possiamo dire che sia nato il testamento digitale, ovviamente è un peccato, sebbene i tempi siano maturi sia per cominciare a pensare al testamento digitale scritto interamente con un dispositivo elettronico e senza l'autografia, sia per utilizzare strumenti che già ci sono come la firma grafometrica per sfruttare ehm la tecnologia per eh, le eh, per disporre morti scusa eh, mi fermo un attimo solamente per farvi riflettere su una circostanza eh, l'articolo 602 che regola il testamento olografo non ci dice ci dice solamente che il testamento deve essere dato di pugno dal testatore datato e firmato eh, autografia e sottoscrizione sono richieste appena di nullità, la data solamente eh, in determinati casi eh, e comunque non provoca nullità ma annullabilità. Detto questo non ci dice quale sia la materia e né quale sia lo strumento che si debba utilizzare per scrivere il testamento. E voi sapete che io posso scrivere il mio testamento anche col sangue sul muro. Ora, se noi usciamo dallo schema delle firme elettroniche e cominciamo a riflettere sul fatto che la firma grafometrica, o meglio, la scrittura grafometrica ci consente di riprodurre in maniera molto, ma molto più precisa la scrittura e quindi tutte le caratteristiche tipiche della scrittura, come può essere il movimento aereo, ci rendiamo conto che il testamento con... Firma con scrittura grafometrica oggi potenzialmente potrebbe, potrebbe essere utilizzato. Io ho avuto la fortuna di eh, confrontarmi con una grafologa esperta di firma grafometrica, ho fatto delle prove con lei e vi assicuro che è una cosa impressionante. Ehm, e consente al 100% di eh, provare che Colui che ha scritto è effettivamente, ero effettivamente, ero effettivamente io. Detto questo, tornando al 2 Terdeces, eh, comma 2, eh, non è testamento digitale ovviamente perché eh, la delazione abbiamo visto può aversi solo per testamento o per legge, non riguarda i beni di natura eh, non patrimoniale né di fatto i beni di natura patrimoniale, e sulla natura giuridica ancora si discute, è un negozio di tipo autorizzativo eh, oppure è, rientra nel mandato post mortem ex sequendum con un'accettazione per comportamenti concludenti. Al di là di questo è comunque importante perché viene data una valorizzazione a livello successorio del dato, quindi del bene digitale, e soprattutto perché viene data finalmente una valenza alla volontà dispositiva che altrimenti non si avrebbe, perché qui noi abbiamo il digitale in qualsiasi ambito della nostra vita, della nostra attività, ma tutti gli ambiti del diritto sono stati toccati dal digitale, meno che l'ambito delle successioni, perché è ancora ancorato a rigidi formalismi, ma è solamente una, una questione culturale, perché oggi l'informatica e gli strumenti informatici ci garantiscono, eh, di correre gli stessi rischi di quelli analogici, cioè il rischio del, eh, dello scrivere il testamento con firma appunto eh, grafometrica, con scrittura grafometrica, le eccezioni che sono state mosse, è, ma io non so chi usa lo strumento. In realtà eh, questo vale anche nel testamento olografo. Quindi è più una questione culturale che giuridica. Mi avvio veramente alla conclusione: ci sono diversi eh, strumenti online, Giovanni ne ha citati alcuni per gestire la propria eredità digitale nei limiti che oggi prevede il nostro ordinamento, uno di questi è i legacy che è unico nel panorama giuridico italiano perché consente di fatto di eh, sottoscrivere un mandato post mortem ex sequendum eh, online dopo aver effettuato un inventario dei propri beni e poi ci sono eh, l'inactive account manager di Google che molti di voi magari conoscono, è un sistema che si basa sulla morte presunta Google dice se io non ho, è una funzione che dovete attivare ovviamente, se io non ho più notizie tue, cioè non vedo il tuo traffico attraverso il tuo account per 3, 18, 24 mesi, allora presumo che tu sia morto. E se sei morto, dimmi tu che cosa fare, vuoi che cancelli o vuoi che comunichi a un determinato soggetto? Spirato quel termine, Google comunica il contenuto del, dell'account. Al soggetto che è stato indicato o piuttosto Facebook eh, che ha il, il profilo la gestione del profilo commemorativo voi potete decidere se nominare un contatto erede che gestisca poi la pagina commemorativa che ha determinate funzionalità oppure eh, richiedere la cancellazione del, dell'intero dell'intero account sono tutti strumenti leciti fino a quando non comportino un'attribuzione di beni ereditari, perché altrimenti ricadiamo ancora una volta nel divieto dei patti successori e quindi ovviamente l'operazione sarebbe eh, illecita. Da ultimo eh, vi segnalo il libro, mi faccio un po' di, di, di pubblicità, ma più che altro... Eh, sono molto soddisfatto non tanto dell'opera in sé quanto del fatto che è la prima opera scientifica sul tema. Un tema che dal mio punto di vista è troppo poco sottovalutato e che necessariamente da parte degli operatori del diritto come siamo noi, come sono i notai, i notai se ne occupano eh, da, 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 da tantissimi anni e anche degli stessi magistrati è un aspetto che deve essere tenuto strettamente in considerazione. Basta, direi: credo di essere stato nei tempi. Andrea mi, mi, mi sì, no, adesso abbiamo una grazie Alessandro. Metteremo le slide sul sito. E, e, sicuramente, c'è adesso un tema che ci lega all'aspetto tecnico. Matteo eh, Rocchi. Che invito anche a presentarsi sulle sue competenze. Eh, così sceglie lui che cosa dire di sé. E, 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 e che in qualche modo. Direi di eh, dirci in sostanza che cos'è concretamente sta benedetta catena blockchain, perché ne parliamo tutti, un'idea ce la siamo fatta di tu tutti quanti. Penso che tu possa descrivercela perché sono argomenti intimamente connessi. Alessandro e Giovanni hanno fatto una dissertazione molto interessante sul piano tecnico-giuridico e non solo, è anche culturale, ma eh, effettivamente poi lo strumento è uno strumento tecnico. Quindi certo. a te per questo aspetto quantomeno, poi c'è tutto un tema di password. Io non so, Alessandro, forse un foglietto di carta con la password potrebbe avere ancora un senso? Perché per esempio io sul cellulare ho il password keeper che è una sorta di cassaforte che a sua volta ha una password. Allora mi devo segnare la password per entrare nel sistema di conservazione delle password. E quella password lì originaria la metto dove? L'ho data a un paio di persone, lì è successione, speriamo di no. Ma voglio dire, nel senso generale, è un tema di disponibilità, di... allora, forse su un foglio di carta, così a me uno poi lo perde e non ci pensa più, insomma, pazienza, quello che, quello che è andato è andato. Ma può essere benissimo che torneremo all'analogico e facciamo il giro analogico, digitale, analogico di nuovo. Beh, eh, sai, per esempio, sulla, sul tema generale della musica, quant'altro, sicuramente c'è un, un recupero. Non credo su altri strumenti. Poi, tra l'altro, un discorso di carattere generale. È che occupandosi noi tutti quanti di digitalizzazione, bisogna anche stare attenti che non sia un'ulteriore complicazione nella gestione delle cose. Cioè, molto spesso effettivamente il cartaccio che poi ha un problema di conservazione, di gestione, di deposito, tutto quello che voi volete, effettivamente è più rapido nella consultazione a volte, eh? perché il digitale poi è problematico per certi versi. Quindi in realtà bisogna tenere in temperamento le varie, le varie esigenze. Io vorrei approfittare. Sì. Vorrei approfittare. Eh, adesso Matteo Rocchi magari ci parlerà meglio del, del blockchain, volevo approfittare per evidenziare un aspetto che potrebbe essere rilevante dal punto di vista giuridico: nel senso che noi sappiamo che l'istituto della disiderazione è, ovviamente, un istituto vietato dal nostro ordinamento. Attraverso il sistema di blockchain, cioè un sistema in cui è tutto criptografato, in cui nessuno verrà mai a conoscenza, io posso favorire. Un erede rispetto a un altro. Cioè, nel senso, far apparire un patrimonio, quello reale, ma in realtà il patrimonio nascosto lo nascondo attraverso blockchain. Punto interrogativo. Eh, pensa in tanto, banalmente alla successione sul bitcoin. Esatto, esatto, stavo pensando proprio a quella. bitcoin è adesso, poi mi piace la fattura elettronica, per cioè, fare una battuta, si concilia con i bitcoin. Ma eh, eh, in realtà, il problema, adesso ne parlerà Matteo. Insomma, però, per esempio, lì effettivamente il tema esiste: Bitcoin è un mondo eh, nascosto in qualche misura. Vai, Matteo. Dunque, intanto buongiorno a tutti. Io ringrazio Andrea per, per l'invito a intervenire, a intervenire oggi. Io sono un consulente informatico, quindi come eh, giustamente eh, si notava non sono un avvocato, sono prestato, diciamo così, come supporto alla, alla disciplina giuridica, laddove appunto ci siano delle commistioni tra la disciplina giuridica e la disciplina, disciplina tecnico-informatica. Eh, per l'intervento di oggi ho preparato qualche slide per cui... Condivido lo schermo in modo da potervele mostrare. Eccoci qua. Facciamo così. E facciamo partire. Dunque, allora intanto ripercorriamo un secondo alcuni degli argomenti che hanno, che hanno già trattato i colleghi relatori da un punto di vista più pratico e parlando proprio di uh, metodi per accedere fisicamente ai file eventualmente del decuius e poi come introduceva uh, giustamente l'avvocato del corno parleremo di prospettive future ossia di blockchain e di smart contract al servizio della, uh, della successione. Sappiamo che appunto ricostruire il, il patrimonio eh, è un'operazione complicata perché abbiamo una quantità rilevante di dati, ne produciamo di continuo. Sono dei dati che sono separati tra di loro a livello logico perché abbiamo diversi account, diversi provider con credenziali diverse ma sono anche separate a livello fisico perché abbiamo una moltitudine di device e di supporti fisici. Per questo motivo è fondamentale la conservazione, perché è vero che un pezzo di carta ha dei problemi di conservazione, ma anche un, uh, un dato ne ha parecchi. Pensate appunto, lo diceva prima Alessandro, quanti file di testo avete, quante foto digitali avete, quanti video, film, e su quanti pc, telefonini o tablet avete sparpagliato questi file, quanti supporti esterni avete, quante chiavette di magari dimenticate in giro. Intanto dobbiamo chiarire mh, che cosa significa dato, cosa noi parliamo di beni informatici. Quando parliamo di beni eh, informatici abbiamo... Uh, diciamo la distinzione tra il bene fisico e poi quello che c'è sopra il dato: che cos'è il dato? Il dato è bit. Il bit che cos'è? Il bit è questa sfilza di 0 e di 1: 0 e di 1 che sono l'unità di definizione di uno stato logico, definito anche unità elementare dell'informazione trattata da un laboratorio, il linguaggio macchina. Praticamente tutto ciò che noi abbiamo memorizzato, una foto, un documento di Word, qualsiasi cosa, è una sfilza di questi 0 e di 1. Una sfilza di 0 e di 1. Che appunto si realizza da un qualche cosa che in linguaggio macchina per noi non è intelligibile, a, ad esempio l'incipit di Dante. Queste due cose sono assolutamente corrispondenti. Questo bit, che cos'è? È un qualcosa di materiale o è un qualcosa di immateriale? Eh, la Cassazione non ha. Le idee chiare. Qui, ad esempio, nel 2005, mancando in si fatti ipotesi l'esistenza di un RS suscettibile di apprensione o possesso, si arrivava al fatto che il bit di fatto potesse essere immateriale. Nel 2015, invece, di fatto, si considera che anche il dato informatico necessita di una sua carta sulla quale essere trascritto e registrato. Quindi, in questo caso, il bit viene trattato come un qualcosa di materiale. In realtà la risposta certa non esiste, ma non è nemmeno colpa della giurisprudenza in questo caso, nel senso che eh, il bit è un qualche cosa che è una via di mezzo tra il materiale e l'immateriale. La giurisprudenza non è nemmeno stata la prima scienza ad avere questo, questo tipo di problema, perché anche la scienza dei materiali, la fisica ha eh, riconosciuto dei materiali che non sono materiali e li ha chiamati metamateriali. Anche nel caso del bit, probabilmente possiamo dare una definizione di questo tipo. A prescindere da tutto questo, però, ci sono comunque dei bit che hanno evidentemente una rilevanza ai fini successori e che sono custoditi su supporti che sono certamente fisici. Il dato, appunto, si conserva su uh, strumenti che sono fisici. Uh, vediamo un po' di storia. L'esigenza della conservazione del dato è nata 50 anni fa, per scopi meramente aziendali, all'inizio, quindi grandi mainframe con dati concentrati in un solo archivio. Evoluta rapidamente nel nome della miniaturizzazione è divenuta poi un'esigenza personale con i microserver, i personal computer e tutti i dispositivi personali che sono iniziati con i palmari e sono culminati oggi nei moderni smartphone, smartphone smartwatch e tutto quello che, che possiamo avere noi. Una rivoluzione che per alcuni è stata inaspettata. Questo è Kennet Olsen, che era il fondatore della DEC, che nel 77 era un colosso, e, e che all'epoca pensava che non ci fosse appunto ragione per alcun individuo di avere un computer nella propria casa, e sappiamo poi come è, com è andata a finire. Diciamo che inizialmente c'era un'iniziale assenza di distinzione tra il dato e il dispositivo che lo conteneva. Perché? Perché c'erano pochi dispositivi, perché i dispositivi erano fondamentalmente all'accesso personale e c'era una mancanza di connettività di fondo, per cui i dati lì erano e lì restavano. Un file di testo veniva creato su un computer, al più veniva stampato, ma difficilmente si muoveva dovevo copiarlo su un dischetto, spostarlo, copiarlo, non era certamente come oggi. Poi l'evoluzione e la rivoluzione digitale attraverso la connettività, connettività che ci porta ad avere molti dispositivi interconnessi tra di loro, un accesso simultaneo ai nostri dati attraverso una moltitudine... Di servizi. Quindi abbiamo una separazione di fatto del dato dal supporto fisico, abbiamo un dato che è sempre disponibile a prescindere anche dal supporto fisico che noi stiamo utilizzando. Un supporto fisico che, su cui è memorizzato il dato che non è necessariamente vicino a noi, perché io potrei accedere tranquillamente a un dato che è memorizzato sul mio computer di casa dal telefonino. Oppure un supporto fisico, che addirittura non è necessariamente di mia proprietà, pensiamo al cloud o a qualsiasi affidamento a terzi dei propri dati, un provider di servizi mail, che fondamentalmente è di fatto un servizio cloud. Appunto, il cloud è un servizio che, che custodisce il dato, è colui che possiede fisicamente il supporto fisico e possiede fisicamente l'infrastruttura per concedere l'accesso a questi dati. Il dato resta nostro, in realtà anche sul possiede fisicamente il supporto fisico mh, non è così vero, perché ormai ci sono una moltitudine di provider cloud che a loro volta si appoggiano su ulteriori fornitori di servizi che forniscono poi eh, l'infrastruttura fisica, il ferro detto in gergo, in gergo informatico. Per cui abbiamo un dato che sì è registrato sicuramente da qualche parte, ma non sappiamo più neanche bene questo supporto fisico, di fatto, di, di, chi, sia, di, chi, sia, di chi sia proprietà. Il cloud attualmente è disciplinato giuridicamente da tutte le leggi in materia, di, in materia di privacy, visto che si tratta fondamentalmente di dati personali, ne ha già parlato diffusamente Alessandro e sicuramente con più titolo del, del sottoscritto. Sappiamo che il cloud deve appunto fornire una protezione a livello logico dagli accessi non autorizzati e deve fornire protezione a livello fisico dal danneggiamento appunto di questi supporti di memorizzazione. Come possiamo garantire l'integrità dei nostri dati? Perché noi oggi siamo qui a parlare di successioni. Ma eh, se non garantiamo l'integrità del dato, è chiaro che poi, evidentemente, non, non si riesce a, a passare questo dato a nessuno. Sappiamo che ogni supporto può deteriorarsi perché per un errore volontario, per un accesso logico da parte di malintenzionati, per l'opera di virus o di malware o per la distruzione fisica del supporto da parte di qualcuno. La soluzione a tutto questo è il backup, ossia lo sfruttamento della, eh, della proprietà di duplicazione senza perdita di informazioni che ha il dato informatico per averne sempre una copia su un supporto esterno rispetto alla nostra fonte di consultazione abituale. Quindi una copia di riserva sempre pronta che fornisca la garanzia di integrità di questo dato. Quindi ricordiamoci sempre che l'unica garanzia di conservare i nostri dati è farne copie, perché il dato informatico è altamente volatile e può modificarsi per una moltitudine di motivi dipendenti o indipendenti dalla nostra volontà. Veniamo al problema della ricostruzione del patrimonio digitale. Dunque sappiamo che il problema è, uno, trovare tutti i dati, due, entrarne in possesso legalmente. Per quanto riguarda il trovare tutti i dati, ne abbiamo appena parlato, c'è una molteplicità di supporti fisici o virtuali e una molteplicità di servizi utilizzati. Per cui bisogna eh, di fatto fare fede, affidarsi alla disciplina e all'ordine del decuius eh, quando era in vita, nella gestione del proprio patrimonio, perché eh, l'idea di andare a recuperare tutti i dati è un qualche cosa di molto ostico. Per quanto riguarda invece l'entrare in possesso dei beni in maniera legale, anche qui dobbiamo capire che deve essere effettuata questa separazione tra il bene digitale e il bene fisico, perché questi possono avere destinatari diversi, ad esempio personal computer va a un nipote, mentre invece i dati al suo interno, non so, di un famoso architetto possono avere un valore patrimoniale e quindi devono essere eh, giustamente divisi tra, eh, divisi tra gli eredi. Come si fa a separare il bene digitale dal bene fisico? Ecco, qui si entra nell'ambito di quella che si chiama la digital forensics, che è la scienza che di fatto eh, si occupa di gestire quelle che normalmente sono le forme informatiche, ma che in realtà, trattando l'acquisizione del dato innanzitutto, rientra sicuramente nelle, eh, nelle discipline coinvolte in questo tipo di, questo tipo di processo. Copiare i dati eh, accedendo a un dispositivo non è sempre fattibile. Perché? Perché possiamo avere un dispositivo che tipicamente è protetto da password, una password che ovviamente non è nota. C'è una grande eterogeneità di questi dispositivi, come abbiamo visto, e ci sono dei sistemi moderni di cifratura che... Evitano appunto l'accesso eh, di fatto illegittimo, perché noi ci stiamo comportando come un attaccante se non sappiamo la password. Dicevo, dei sistemi di cifratura che impediscono un accesso di fatto illegittimo a questi dati. Allora, la prima. Eh, Prendiamo come esempio magari una, un computer. La prima soluzione che possiamo attuare, possiamo cercare di mettere in pratica, se non conosciamo la password di un computer, è quella di rimuovere la memoria di massa, la disk tipicamente, e attaccarla esternamente a un altro computer. E in questo modo, in teoria, potremmo avere fortuna e bypassare la password del login che non conoscevamo. In realtà, non è. Uh, sempre una cosa fattibile, perché? perché ormai quasi tutti i sistemi dispongono di mh, sistemi di cifratura che legano il contenuto di quel disk, ad esempio, a uno dei componenti fondamentali del computer di origine che è la scheda madre, in pratica c'è un chip sulla scheda madre che contiene delle chiavi criptografiche che sono applicate Attraverso la password che in questo caso non ci nota, al contenuto della disk. Per cui, nel momento in cui io levo questa disk da questo computer, non conoscendo questa password e non avendo a disposizione neanche le chiavi private, che sono le chiavi crittografiche, un sistema di cifratura chiave pubblica e privata si chiama, non avendo a disposizione né queste chiavi né la password, io ho semplicemente in mano una disk piena di dati cifrati e ci faccio molto poco. Per cui a questo punto bisogna cercare di forzare il sistema per copiare questi dati altrove. Che cosa posso fare? Posso cercare di indovinare questa password con sistemi detti di brute force, ossia dei sistemi che provano a eh, generare una moltitudine di password, a inserire una moltitudine di password in un tempo molto breve, per cercare di indovinare questa password. Oppure posso affidarmi a indagini accessorie. Ossia, magari cercare in giro il famoso bigliettino di cui parlava l'avvocato Le Conno prima, che ha scritto la password. E questo sarebbe un gran bene riuscire a trovarlo. L'alternativa è affidarsi a uh, software di informatica forense, che sono quelli che uh, attraverso lo sfruttamento di. Uh, fondamentalmente dei difetti in questi tipi di sistemi riescono a scardinare queste protezioni e ad arrivare a leggere comunque questi dati cifrati. È un'ipotesi che uh, non è matematicamente certa, non, non è detto che ci si riesca, per cui uh, l'ordine nel, uh, nel patrimonio, nel proprio patrimonio digitale è una cosa fondamentale per uh, assicurarsi che possa, i propri redi possano avere accesso. Nell'eventualità di dover forzare il sistema, abbiamo detto che una delle possibilità è quella di provare una moltitudine di password. Come anticipava prima Alessandro, però ci sono dei sistemi che appunto sono resilienti a queste tecniche, molti ormai lo sono, e per cui l'inserimento, ad esempio, di una moltitudine di password potrebbe addirittura portare ad una cancellazione dei dati dal dispositivo. Per cui è bene eh, agire prevenendo questo, questo tipo di problemi. Evidentemente in questo caso la cosa che possiamo fare è ricorrere a una cosiddetta copia forense. Copia forense o bitstream image è l'acquisizione di documenti in formato digitale che genera una copia bit a bit da un dispositivo di memoria di massa ad un altro. Praticamente che cosa faccio? Abbiamo detto che prendo l'esempio esempio della disk, prendo il mio disk crittografato prima di sottoporlo a un tentativo di brute force che potrebbe ragionarne la cancellazione, questo vale per una disk piuttosto che vale per un telefonino, ad esempio, effetto una copia bit a bit di tutto quello che c'è sopra, quindi cifratura compresa. A quel punto avrò un'immagine esatta del del mio sistema di memorizzazione e quindi potendo produrne n copie, posso poi con relativa calma effettuare tutti i miei tentativi perché nel momento in cui si va a rovinare, si va a perdere, si va a guastare qualche tipo di dato contenuto. Comunque, io ne ho una copia dalla da quale posso effettuare una nuova copia e via così fino a quando non, eventualmente, non riesca a bypassare questo tipo di protezione. Cosa che, attenzione, non è comunque detto che io riesca a fare in tempi umanamente concepibili, perché se noi parliamo di chiavi crittografiche particolarmente robuste, non siamo al momento dotati di strumenti tali. Da riuscire a sconfiggere questa cifratura con dei tentativi di tipo forza brutta. A quel punto devo, ehm, devo appunto affidarmi a strumenti forensi che cerchino di utilizzare dei bug nell'implementazione di queste tecnologie, così da riuscire appunto ad accedere ai miei dati. Qui sono altri dettagli sulla coppia forense che sappiamo che appunto copiando bit a bit da la, dal dispositivo sorgente non copia solo i file, ma anche la struttura logica che li ospita e anche le cosiddette aree non allocate, che sono quelle che ipoteticamente contengono anche dei dati cancellati. Abbiamo detto, una volta che abbiamo uh, questa immagine, si procede alla ricerca, alla lettura dei file, alla catalogazione, al carving, ossia alla ricerca di frammenti di file che possano essere utili per la ricostruzione di file magari appunto cancellati o persi, e alla catalogazione di questi risultati. Come si diceva, possiamo procedere attraverso uh, la ricerca di password con indizi ambientali, la forzatura delle password, oppure, ad esempio, nel caso dei telefoni cellulari, Cercando di guadagnare dei permessi uh, di scrittura sui file che normalmente l'utente non ha, le cosiddette uh, pratiche di routing, quindi l'idea di guadagnare dei diritti di amministratore che l'utente non avrebbe proprio per riuscire a copiare dei file inizialmente non accessibili. Eh, di razio... Mi è fatta una domanda, scusa. Eh, sì, dimmi, Andrea. Sì, della nostra amica, il collega Valerma se i dati fossero stati salvati su un cloud con una ci password ci eh? arriviamo ci arriviamo Fermiamo, ok il sistema razio nel caso dell'accesso a dispositivi fisici è il cosiddetto chip off ossia eh, dissaldare nel caso appunto di un, di un telefono che abbia evidentemente i dati su un chip di memoria dissaldare il chip che contenga questi dati e bypassare in questo modo i componenti che ne imponessero la cifratura. È evidente che questo è proprio il caso più disperato di tutti, perché andando a operare su circuiti integrati è evidente quale sia la criticità. Se si sbaglia di, di pochi millimetri e si frigge tutto quanto e non si riesce più a, eh, a ricostruire assolutamente il nostro, il nostro patrimonio digitale. Parliamo di cloud. L'accessibilità via cloud è un'alternativa. Rispetto alla, alla forzatura dei sistemi di cifratura degli smartphone, ad esempio, perché è una comodità per l'utente, ma è anche un punto debole, visto che molti dei nostri dispositivi hanno appunto un backup costante via cloud. Per cui, nel momento in cui noi abbiamo un dispositivo che è cifrato da una cifratura molto robusta, ma abbiamo ad esempio un backup su cloud che è banalmente protetto da un utente password molto semplici, Ecco che noi, per il fatto che di fatto una catena è forte quanto è il più debole dei suoi anelli, che è un principio che vale in linea generale, abbiamo un escamotaggio abbastanza semplice per riuscire ad accedere a questi dati. Che Cosa che può essere fatta o cercando di forzare il sistema, cosa che in realtà non sarebbe legittimo perché eh, stiamo di fatto violando le, sicuramente le condizioni di servizio di chi ci presta questo sistema di archiviazione, ma eh, possiamo arrivarci attraverso tutto quello che diceva prima Alessandro relativo al famoso. Uh, articolo 3D, per cui possiamo tranquillamente chiedere al provider cloud di consegnarci questi dati qualora noi siamo sicuri che ci sia effettivamente una copia sul, sul cloud. Per quanto riguarda gli account di servizi, sappiamo che appunto spesso Provider di questi, servizi, di, questi, di questi servizi sono fuori dall'UE. Spesso non è consentito succedere nel contratto stipulato dal defunto, come nel caso di Bruce Willis che se l'è presa parecchio per le sue, eh, credo fossero brani su, su iTunes, che non può uh, passare ai suoi eredi. E, e non, appunto c'è da considerare che esistono norme inderogabili che tutelano di fatto poi le rede nell'accesso ai dati personali perché il servizio è prestato di fatto a soggetti UE, quindi dato personale, i nostri dati personali, i nostri dati sul cloud sono evidentemente dati personali e quindi possiamo ricadere, come si diceva prima, nell'ambito di azione dell'articolo 236 che è interessante appunto perché di fatto, pur essendo applicato limitatamente ai servizi della società dell'informazione, permette di fatto di pianificare la propria successione digitale attraverso un negozio giuridico che è diverso dal testamento, che è una cosa che di fatto per noi è, è una novità assoluta. Tra l'altro, la norma prevede una semplice dichiarazione scritta per eh, la, la possibilità di accedere a questi dati. Quindi anche un checkbox o un'email può dare la possibilità agli, eh, agli eredi di accedere questo di, a questo tipo di dati. Veniamo all'inventario e alla corretta gestione delle credenziali. Se ne è già parlato, ma allora sappiamo che abbiamo oggi un utilizzo di credenziali sempre diverse e sempre complesse. Uh, L'utilizzo di complessità diverse per queste password a seconda delle, della criticità del servizio al quale danno accesso e che c'è una politica molto forte riguardo il rinnovo regolare di queste credenziali. Ecco, noi sappiamo che adesso per buona prassi uh, i servizi normalmente ci chiedono ogni 90 giorni di cambiare questa password. In realtà è, è recente uno studio di Microsoft con il quale personalmente mi trovo molto d'accordo dal punto di vista proprio della gestione pratica di queste credenziali avendo avuto a che fare nella mia vita professionale proprio con utenti che devono gestire poi queste, queste password tutti i giorni. Dicevo, questo studio eh, prova che di fatto cambiare una password della quale non ci sia una violazione evidente. Cambiarlo ogni 90 giorni di fatto provoca nell'utente utilizzatore la tendenza a utilizzare password che siano sempre più semplici, perché se o, o comunque costruite con un criterio comune che di fatto ne mira poi ab origine la, uh, la, la forza, perché se io non devo utilizzare password già utilizzate, devo inventarmene lunghe tanto così. Devo metterci caratteri maiuscoli, minuscoli, i numeri e i simboli. A un certo punto è evidente che io per ricordarmele tutte cosa faccio? Se non ho una particolare disciplina nell'utilizzare un password manager, come posso fare io, come fa Andrea, ma che una persona magari meno eh, avvezza a questi tipi, tipi di tecnologie, non utilizza, alla fine devo trovare un modo per ricordarmele. Il modo di ricordarmene qual è? È elaborare un criterio, e questo criterio è assolutamente una vulnerabilità. Per cui anche qui eh, l'idea del cambiare password nei 90 giorni al momento, eh, peraltro anche ex legge, è così, eh, non è detto che, eh, che, la non, che la situazione non muti. Ecco. Dicevamo appunto, che il password manager è uno strumento specifico che di fatto crea, mh, permette all'utente di creare un elenco di credenziali protetto da un'unica password. Ce ne sono diversi che offrono anche un buon grado. Di sincronizzazione proprio tra diversi dispositivi perché appunto io posso aver bisogno di accedere alle mie password dal computer portatile, dal computer fisso, dal cellulare. Quindi un qualche cosa protetto da una password complessa, ma di fatto l'unica da ricordare. Uno strumento che facilita la gestione e l'aggiornamento delle credenziali perché a questo punto, se le ho tutte segnate nel password manager, non diventa poi così complicato ricordarmele tutte. Di fatto, la creazione di un elenco di password aiuta anche a creare fondamentalmente un elenco dei propri beni digitali che non siano immediatamente accessibili, perché io un computer portatile lo trovo sulla scrivania del Decuius, un servizio online, magari no. Però ecco che se il Dequius ha eh, predisposto un password manager e io riesco a entrare in questo password manager, ho già un elenco di tutti i servizi che devo andare a controllare per la presenza di eventuali dati che siano suscettibili di, di successione. Oltre al fatto che, naturalmente, stante quello che diceva prima Alessandro, la password può comunque essere facilmente conferita a una persona di fiducia, evitando poi diversi formalismi. Che cosa offre la rete? per gestire l'eredità digitale, abbiamo già visto precedentemente, appunto provider di servizi generici mh, hanno, mh, danno un obbligo di sottostare a condizioni contrattuali, obbligano al blocco o alla distruzione dei dati e quindi mh, suscitano la necessità di agire in forza del codice privacy, forzando di fatto la mano al provider, per come abbiamo visto. Google fa nominare un utente che riceve le credenziali dopo una prolungata attività dell'account, ma il problema è sempre quello: questo destinatario poi ne ha titolo. Anche qui c'è l'obbligo per i legittimi eredi di un'eventuale azione legale. Stessa cosa per Facebook, appunto, che eh, nomina un account erede che riceve le credenziali, ma anche qui il fatto che questo destinatario ne abbia titolo è tutto da provare. Peraltro su Facebook c'è un altro problema che ricordava il professor Ziccardi nel libro Digitale dei Morti, che l'account resta comunque di fatto attivo e nell'arco di circa 30 anni ci saranno più morti digitali che vivi su Facebook. E qui secondo me il professor Ziccardi è stato anche stretto, perché secondo me altro che 30 anni ci metteremo molto prima. Ci sono delle soluzioni eh, specifiche, come quella che ha citato prima Alessandro, quindi un uh, provider che si obbliga. Uh, appunto a dare una valenza alla successione. Nel caso di Legacy, il provider, cioè la società sviluppatrice, si obbliga, appunto, attraverso un mandato post mortem ex equendum alla trasmissione o alla cancellazione di beni digitali secondo quanto indicato dall'utente. E nel frattempo viene redatta una bozza di testamento per seguire l'utente nel conferimento anche dei beni con valore patrimoniale che altrimenti non potrebbero essere trasmessi. Una cosa che vale la pena di ricordare a proposito di questa piattaforma è che è interessante anche il metodo eh, utilizzato per la ricostruzione del patrimonio ereditario, perché c'è un sistema di scraping che va a indagare nelle email, negli account email che noi gestiamo sulla piattaforma a quali servizi noi ci siamo iscritti attraverso quegli indirizzi email. Quindi automaticamente è un sistema che è molto utile per ricostruire proprio tutto il, il patrimonio di servizi che può, avere, che può avere attivato un utente. Ed è interessante appunto perché è un esempio di sfruttamento pieno di tutte le norme esistenti, dal regolamento, dal regolamento UE, dal GDPR, al nostro codice privacy, al CAD per quanto riguarda l'articolo 20 del regolamento EDAS con riguardo alla firma, e alla validità di tutti, di tutti i documenti digitali, per arrivare appunto al mandato post mortem ex con pieno valore legale, seppur nei limiti previsti dalla, previsti dalla legge. Veniamo adesso, abbiamo parlato di presente, di criticità moderne, vediamo adesso un po' il futuro appunto con la blockchain e gli smart contract al servizio delle, delle successioni. Intanto, dobbiamo definire che cos'è uno smart contract. Lo smart contract è un contratto scritto in codice macchina che rimanda di fatto l'esecuzione di alcune o di tutte le sue clausole ad un software. L'idea viene da Nick Zabo, che è un informatico e crittografo laureato in legge, quindi una figura ibrida che già a metà degli anni 90 progettava i primi componenti hardware e software da installare su oggetti che di fatto potessero modificare il proprio comportamento sulla base di condizioni previste nelle clausole di un contratto che ne regolasse poi l'utilizzo. Quali sono le componenti dello smart contract? Allora, facciamo un esempio. Dunque, intanto, le componenti sono sicuramente il codice quindi il codice macchina proprio dello smart contract, che è l'espressione di fatto della logica contrattuale. I messaggi che vengono inviati al programma, che sono gli eventi che devono far attivare poi questo contratto, e un meccanismo che realizzi gli effetti previsti da questa logica. Detta così, in realtà non abbiamo creato nulla di nuovo, perché se pensiamo a eBay, ad esempio, tutti avrete utilizzato eBay, saprete come funziona, no? funziona di fatto con questa logica. La logica è che ci sia eh, l'espressione della logica contrattuale, ossia il passaggio in questo caso di un bene a secondo seconda il del criterio dell'asta, fondamentalmente. Per cui bene X messo in vendita dall'utente a un prezzo Y, una volta che scade l'asta, automaticamente viene generato e eh, prende, prende validità il contratto di vendita tra l'utente che ha offerto di più. E l'utente che vendeva il bene. Ci sono i messaggi inviati al programma, che cosa sono? Gli eventi che devono far attuare, attivare il contratto, in questo caso sono le offerte. Ok? Un meccanismo che realizzi gli effetti previsti dalla logica, quindi effettivamente avviene la, il trasferimento di proprietà, e questo è Ebay che di fatto si pone a garanzia di questo, di questo tipo di passaggio. Il vantaggio dello smart contract è che di fatto non c'è nessuno che possa mettersi in mezzo, perché in questo caso abbiamo eBay che di fatto fa da, da arbitro. Vediamo invece l'esempio di un'auto che smette di avviarsi se non vengono pagate le rate. Abbiamo il codice che appunto è l'espressione di questa logica contrattuale. I messaggi inviati al programma che sono... Uh, ad esempio il mancato pagamento della rata, quindi il pagamento o il mancato pagamento della rata, è un meccanismo che di fatto realizzi gli effetti previsti da questa logica. Questi, questo meccanismo però è legato direttamente in questo caso all'oggetto, in questo caso è legato direttamente all'auto, per cui c'è un'auto che ogni volta che si tenta di mettere in moto va a guardare da qualche parte se c'è o non c'è il pagamento di questa rate, in un caso si avvia, nell'altro no. Questo da qualche parte, è dove l'auto va a vedere se queste rate sono state pagate o meno, è la blockchain. Quindi di fatto la blockchain in questo caso è un meccanismo che in modo automatico e via software si sostituisce all'intermediario. Quindi una delle due parti scrive il programma e lo pubblica sulla blockchain. Il sistema blockchain garantisce la memorizzazione e l'esecuzione e impedisce le manomissioni. Come? Allora, partiamo un attimo indietro, vediamo la definizione di blockchain. Che cos'è una blockchain? La blockchain è letteralmente una catena di blocchi, è una struttura dati, quindi un database distribuito, che è condiviso e immutabile. È un registro digitale che viene condiviso tra diversi partecipanti, detti nodi, le cui voci sono raggruppate in pagine dette blocchi, blockchain. Che sono concatenati in ordine cronologico. L'integrità di questa catena di blocchi è garantita sì, da un Matteo, facciamo, facciamo un'esegesi un della, della frase. Una blockchain è una struttura dati, database distribuito. Allora, database distribuito: cosa si intende? Si intende che non è che io genero una mia blockchain, intervengo sostanzialmente su una catena che è già esistente. Tecnicamente potresti, potresti anche generarla. Adesso ho un esempio per facilitare sì, tutto quanto. Eh. Diciamo che, comunque, l'integrità di questa catena è garantita dall'utilizzo di primitive crittografiche e, sebbene destinata alla crescita, è immutabile perché di norma il suo contenuto, una volta scritto, non è più modificabile né eliminabile a meno di non invalidare l'intera struttura. Cosa che, è detta così, come giustamente rilevava Andrea anche essere abbastanza ostico. Facciamo un esempio che è assolutamente informale, ma eh, che secondo me è utile a capire quantomeno la, eh, il modo di funzionamento di una, di una blockchain. Io ripeto, qualcosa di assolutamente informale e a tecnico, ma per far capire proprio come funziona. Prendiamo l'esempio delle tabelline. Trova il prossimo numero in successione. 7, 14, 21, tutti mi direte 28. Okay? Questo perché... Uh, sapete che il criterio di scelta di questa catena è evidentemente il più 7, è la tabellina del 7. Facendo finta che questo 7, 14, 21, 28 sia la nostra blockchain, ossia il 7 sia un blocco, il 14 sia un blocco, il 21 sia un blocco e via così, sappiamo che il criterio di scelta del prossimo numero di fatto è l'algoritmo che dà vita alla mia blockchain, a tutti i blocchi passati, presenti e futuri della mia blockchain. Il consenso sul fatto che questa blockchain sia, sia consistente è la dimostrazione che il prossimo numero di fatto è corretto in base ai precedenti. Quindi io ho 7, poi ho 14, poi ho 21 e via così. Se avessi 7, 15, 21, 28, sarebbe evidente che c'è qualcosa che non funziona in, nella, mia, nella mia blockchain. All'allungarsi di questa sequenza, i numeri già scritti non cambiano e comunque tutti tengono una copia, perché abbiamo detto che è un database distribuito, per cui tutti partecipano alla blockchain, ma tutti ne tengono una copia. E potenzialmente, naturalmente, è infinita, perché io posso andare avanti ad aggiungere più 7 all'infinito. Come funziona, quindi? Diciamo che appunto il 7, il 14, il 21 e via così sono i nostri blocchi. Nel momento in cui io vado a scrivere qualche cosa in questi blocchi, Arrivo a una validazione di tipo crittografico per cui, ad esempio, il contenuto del blocco fa sì che validato crittograficamente si arrivi al numero 7. Il contenuto del blocco, del blocco nominato 14 è 14 perché il contenuto validato crittograficamente fa sì che il risultato della mia operazione sia effettivamente 14. Se io vado a modificare un qualche cosa in questo blocco, la validazione crittografica che è nota a tutti ed è disponibile a tutti, Farà sì che il risultato non sia più 14, ma sia 13, qualcosa, 14, qualche cosa, 15. E quindi è evidente che ci sia stata una manipolazione in questo, su questo blocco e che quindi i dati contenuti al suo interno non siano più validi. Non solo, siccome tutti hanno una copia, appunto io me ne accorgo non solo perché non torna più 7, 14, 21, 28, ma anche perché evidentemente. La catena che sto leggendo pubblicata da questo nodo è diversa da quella che ho io. E quindi a quel punto si va a vedere, proprio a livello democratico, chi ce l'ha scritta in un modo e chi ce l'ha scritta in un altro. Fondamentalmente prevale la catena che ha più nodi che la presentano nello stesso modo. Di più, nel momento in cui io ho un 14, qualche cosa, sapendo, che, sapendo qual è l'algoritmo alla base della generazione della mia blockchain io riesco anche a individuare qual era il valore corretto e quindi a ricostruire i dati che originariamente erano memorizzati nel blocco, perché se io trovo 7, 15, 21, 28, so che evidentemente quel 15 è sbagliato e grazie al criterio noto di generazione della mia blockchain riesco a ricostruire il 14. L'utilizzo della blockchain, in questo caso, è come carta per gli smart contract. Se io scrivo il mio smart contract, lo pubblico su una blockchain scelta, questo diventa non modificabile. Lo smart contract riceve dei messaggi al suo indirizzo e genera automaticamente dei messaggi di risposta secondo una logica impostata in modo immutabile e perpetuo. Questo per io cosa scusate, può essere voglio, giusto solamente un, un chiarimento, tornando facendo un attimo un passo indietro. Eh, perché di fatto il funzionamento della, della blockchain è estremamente complesso e abbiamo avuto modo insomma di confrontarci più volte. Proviamo a fare un esempio concreto di come funziona, per esempio, per una criptovaluta. Io acquisto una criptovaluta, per esempio, attraverso un exchange. Quindi, un soggetto che sostanzialmente funge da intermediario. E che gestisce per mio conto queste, queste criptovalute? Eh, partendo proprio dall'acquisto in poi e fingendo che magari i nodi siamo io, Giovanni, tu e, e Andrea, riusciamo a, a trovare una, una forma esemplificativa. Proviamo, eh, proviamo anche se in realtà è, è molto complesso, è, lo so benissimo. È, è molto giusto... complesso e soprattutto richiede, richiede anche delle basi che non, non riusciamo sicuramente a, a stabilire oggi. Eh, diciamo che la blockchain è un appoggio. La blockchain è una tecnologia di memorizzazione distribuita che funziona di fatto come poc'anzi abbiamo, abbiamo esposto e spero che di essere riuscito. A essere abbastanza chiaro dal punto di vista del funzionamento. Però Matteo la domanda di Alessandro è sì. forse anche più che di avere come dire contezza effettiva dello strumento informatico perché poi quello è un tema complicato è proprio di eh, come l'utente esterno può eh, utilizzare eh, una, uno strumento di questo genere che magari è programmato anche da qualcun altro cioè voglio dire eh, comprendere nello suo sviluppo in modo che uno sappia qual è l'utilità di questa cosa qua, perché eh, se no ne stiamo distanti. Esatto, allora la blockchain, come dicevo, è un sistema di memorizzazione, poi cosa ci memorizza? Appunto la blockchain, il bello della blockchain è che si presta agli utilizzi più disparati. Adesso noi stavamo pensando allo smart contract, quindi a memorizzarci sotto uno smart contract che a livello, appunto, ehm, che appunto venga pubblicato sulla blockchain, riceva dei messaggi e generi dei messaggi di risposta in maniera immutabile, quindi senza che nessuno possa mettersi di mezzo. Allo stesso modo, io che cosa posso fare? Posso utilizzare la blockchain come un registro di transazioni di criptovalute, tutto qui. Cioè le criptovalute eh, non sono niente di eh, particolarmente originale rispetto al, eh, al, concetto, di, al concetto di blockchain. Utilizzo semplicemente la criptovaluta, scusate, utilizzo semplicemente la blockchain per memorizzare la giacenza di ciascun utente che voglia partecipare alla blockchain, che fa da appoggio a una determinata criptovaluta. E di fatto scrivo in ogni blocco le transazioni che vengono effettuate. La differenza dell'utilizzo della blockchain con, uh, con le criptovalute è che naturalmente per generare queste, uh, questi nuovi blocchi che hanno un costo a livello, uh, a livello computazionale, la cui generazione ha un costo a livello computazionale, io do, ad esempio, nelle blockchain che funzionano con il cosiddetto principio di proof of work, do una ricompensa a chi si occupa di, si dice, minare i nuovi blocchi ossia trovare una, uh, la risposta a quei problemi criptografici imposti a origine dalla blockchain, ad esempio la, la, la blockchain di Bitcoin, da, dare la risposta a quei problemi criptografici che permettono di creare un nuovo blocco nel quale poter scrivere nuove transazioni e poter così perpetrare la, uh, la blockchain stessa, che appunto essendo un registro deve man mano crescere di dimensioni per poter, per poter al suo interno contenere delle nuove, delle nuove informazioni, in questo caso appunto le, le transazioni. Per cui di fatto con la criptovaluta la blockchain funge da registro delle transazioni, né più né meno. Queste tra, a queste transazioni, si può, uh, queste transazioni si possono effettuare e si firmano attraverso uh, delle chiavi criptografiche, delle chiavi private tutta la blockchain funziona attraverso l'utilizzo di eh, sistemi a chiave pubblica e privata, per il quale soltanto l'utente che mh, ha una chiave privata corrispondente a una determinata transazione può a sua volta utilizzare il credito che è registrato su quella transazione per compiere ulteriori operazioni, quindi lo spostamento di quella criptovaluta che può essere una donazione, un pagamento, qualsiasi cosa. Domani può essere ovviamente uno, un passaggio di proprietà a livello, a livello successorio. Tornando agli smart contract e al loro utilizzo ai fini successori, possiamo ipotizzare una, una sorta di procedura automatica alla morte di un individuo. Possiamo pensare a un'anagrafe digitale del futuro come un oracolo una un'anagrafe che manda di fatto messaggi a un testamento scritto sotto forma di smart contract che si rende disponibile a essere interrogata costantemente e che dà quindi il là a tutte quelle operazioni che lo smart contract può compiere per passare di proprietà i beni del decuius ai relativi eredi designati. Ipotizziamo, ad esempio, l'utilizzo dello SPID con un'autenticazione a più fattori su un portale protetto ad hoc, la redazione appunto di uno smart contract o di un testamento di fatto, indicando chiaramente i diversi beni e le destinazioni già sotto forma di identità digitali e qui appunto vorrebbe dire che ciascuno dei soggetti coinvolti in questa successione deve avere un'identità attestata su questa blockchain. E uno smart contract che appunto interroga continuamente l'anagrafe digitale e alla morte darà esecuzione alle volontà di chi ha scritto il testamento. Tutto questo senza intermediazioni. <coughs> È, evidente <che> questo <coughs> È evidente che questo meccanismo sarà via via più semplice e più efficace all'accrescersi della cosiddetta tokenizzazione dei beni. Che cos'è la tokenizzazione? La tokenizzazione vuol dire avere per ciascun bene una corrispondente eh, diciamo certificazione di proprietà su una determinata blockchain. Per cui nel momento in cui io ho sulla blockchain tutte le identità dei soggetti coinvolti, ho sulla blockchain la registrazione, quindi un, un identificativo che si possa ricondurre a tutti i beni. Oggetto di successione, ecco che io in 448 con uno smart contract riuscirei a gestire senza problemi e nel pieno rispetto delle volontà del, del decuyus un passaggio di proprietà direttamente in blockchain di tutto ciò che evidentemente è già registrato in blockchain. Poi è chiaro che per alcune cose deve esserci una corrispondenza tra ciò che c'è scritto sulla blockchain e il bene fisico. È evidente che questo esempio comporti dei problemi che naturalmente dovranno essere affrontati, appunto la, la validità del testamento e delle sue modifiche, perché abbiamo detto che un testamento su blockchain sarebbe immodificabile, per cui io devo eh, prevedere il fatto che uno smart contract... Successivo vada a invalidare uno smart contract precedente. L'impugnazione del testamento è il relativo giudizio perché se io vado a impugnare l'opera lo, di uno smart contract che in realtà però ha già automaticamente e crittograficamente in modo inviolabile attestato la paternità di un bene che era del decuius trasferendo la proprietà ad un altro utente, io posso anche impugnarlo, ma nel frattempo se sono criptovalute. Quello che può spenderle ormai è quello che le ha ereditate. Non, non, non si scappa molto da questa cosa. La prova dell'esistenza in vito della morte del testatore, appunto, bisogna fidarsi di, a un'anagrafe un digitale, e naturalmente l'evoluzione tecnologica, perché bisogna considerare sia la sopravvivenza dei fornitori del servizio, sia la sopravvivenza dei fornitori di contenuti digitali, oltre, naturalmente, alla tutela dei dati personali, perché la blockchain. Uno dei grandi vantaggi della blockchain è il fatto che sia pubblica, per cui in qualche modo bisognerebbe cercare di disciplinare l'accesso a questa blockchain e ricorrere a metodi di cifratura per i dati che non devono evidentemente essere di dominio, di dominio pubblico. Io direi che con questo ho finito e possiamo eventualmente approfondire altre tematiche che non fossero state toccate in maniera... In maniera soddisfacente o eventuali domande che ci possono essere. Il tema di fondo è se poi ehm, qui c'è una domanda di, uno che, di un collega che dice. Mi sembra però di capire che l'accesso a una blockchain, in particolare a Bitcoin, si possa effettuare solo tramite un servizio di e wallet fornito da terzi, è corretto? Uh, no, nel senso che allora. Uh, Parliamo di criptovalute, per cui non, non parliamo più tra le virgolette di blockchain. Sappiamo che le criptovalute girano sulla blockchain, sappiamo che eh, sono le transazioni delle criptovalute sono registrate sulla blockchain, eh, sappiamo però che ogni transazione, come dicevo prima, deve essere firmata, deve essere firmata con una chiave privata. Questa chiave privata, una chiave criptografica, una sequenza di, una banale, una sequenza di caratteri complessa, è quella che di fatto dà la possibilità di eh, spostare queste, eh, queste criptovalute. Spostare cosa vuol dire? Appunto, vuol dire spenderle fondamentalmente, perché che io le sposti per donarle o che io le sposti in cambio di un servizio, di fatto è sempre un'operazione su queste criptovalute. Queste chiavi private... Uh, possono essere tranquillamente detenute dall'individuo, anzi, è meglio che vengano trattenute e detenute dal singolo individuo proprietario delle criptovalute. L'exchange a che cosa serve? L'exchange, come dice il nome, serve a cambiare. Quindi, l'exchange serve a entrare e a uscire dal mondo della criptovaluta. Io prendo degli euro, li do con un bonifico, con la carta di credito, con PayPal un servizio di exchange questo exchange per mio conto scrive sulla blockchain una quantità di uh, bitcoin e mi dà la possibilità attraverso l'account che io ho aperto presso di lui di muovere quella quantità di bitcoin come mi pare e mi piace tuttavia questa transazione che effettua l'exchange scrivendo sulla blockchain uh, Matteo Rocchi ha comprato un bitcoin, viene firmata con la chiave privata dell'exchange, perché la chiave privata appunto è, è di proprietà dell'individuo. Per cui di conseguenza io posso spostare quei bitcoin attraverso l'exchange che firma la sua transazione, bocca sua con la sua chiave, secondo quello che gli dico di fare io. Il fatto è che eh, in questo modo io devo sottostare alla, eh, al servizio appunto dell'exchange, perché utilizza lui le sue chiavi per spostare la mia criptovaluta. Ciò che è bene invece fare è generare delle proprie chiavi private. Per cui nel momento in cui io acquisto effettivamente una criptovaluta da un exchange, devo spostarle. Firmando la transazione con le mie chiavi private, in modo che poi a quel punto io sia assolutamente eh, indipendente dall'exchange. Il più vecchio adagio che gira nell'ambiente delle criptovalute è not your keys, not your money. Il che vuol dire che se la transazione che attesta a te la proprietà di quelle determinate criptovalute non è firmata con la tua chiave, tu sei sempre dipendente da qualcun altro. E invece è proprio questo il problema eh, per il quale è nata la criptovaluta. Avere un, un tipo di finanza, un tipo di moneta totalmente decentralizzata e totalmente indipendente da qualsiasi eh, organo regolatore, come Dio si voglia. Per cui è evidente che io, sì, è vero che dipendo dall'e-exchange per entrare e uscire dalla blockchain, per cambiare eh, gli euro, i dollari in bitcoin ma posso anche dipendere da un individuo qualunque, un individuo qualunque che a sua volta ha delle criptovalute, ci mettiamo d'accordo, ci troviamo in un bar, io gli dico eh, ti do 1000 euro e tu sposti della tua criptovaluta firmandola con le mie chiavi private e a quel punto quella criptovaluta diventa di mia proprietà. Per cui di fatto è vero che da una parte ci si appoggia all'exchange. Ma ci si appoggia l'exchange per comodità nell'acquisto e nella vendita di criptovalute. Se io resto nell'ambito delle criptovalute per spostare le criptovalute eh, e non avere bisogno di un cambio con valuta Fiat, io posso utilizzare tranquillamente le mie chiavi private. Anzi, è bene che le utilizzi, Ma ai fini successori, eh, che cosa conviene eh, appoggiarsi a un exchange oppure? detenerle personalmente? Eh, e questa è una bella domanda, nel senso che eh, da una parte io con l'Exchange ho un servizio, metti che io acceda all'email del Dequeus, vedo che si è iscritto a eh, Binance, che è uno dei più noti Exchange, per cui a quel punto so che il Dequeus ha delle criptovalute. Vado da Binance e dico eh, io sono l'erede, ho bisogno dell'accesso all'account uh, del Decurius e a quel punto posso, sempre che, che Binance ci stia, ripeto, uh, accedere alle, a, a quelle criptovalute. Quindi da una parte è più semplice, però rischio di uh, avere poi delle, degli ostacoli da parte, delle, da parte del provider che peraltro non, non vedrebbe l'ora di trattenere per sé queste criptovalute evidentemente. Dall'altra parte, se io diligentemente invece ho, delle, uh, ho i bitcoin sul mio portafoglio personale, quindi su un wallet gestito dalle mie chiavi private, eh, chi vuole muovere quelle criptovalute deve avere la mia chiave privata. Per cui o in qualche modo io gli faccio avere la mia chiave privata oppure quei bitcoin sono persi. Per cui da una parte c'è la sicurezza, dall'altra c'è la semplicità. Appunto a discapito della, della sicurezza. Quindi non c'è alcun modo se io non lascio la, la password, eh, detenendo de personalmente, appunto, i, la mia criptovaluta, se io non lascio la password di accesso. Al mio hardware wallet, non è possibile recuperarla in alcun modo neanche con le tecniche di, di informatica forense Allora, la chiave privata appunto con, giustamente introduce il tema dell'hardware wallet. Eh, la chiave privata è una spilza di caratteri lunga così. Eh, io posso scegliere di scrivermela, evidentemente in maniera poco pratica, su un foglio di carta, eh, scrivermela in un documento di testo, oppure memorizzarla. In appunto un dispositivo ad hoc, ossia un hardware wallet che a fronte di una password molto più semplice sia un dispositivo utilizzato per firmare le transazioni con la chiave privata che è custodita al suo interno e che non esce mai perché entra la transazione nell'hardware wallet, viene firmata ed esce firmata. Ora, questo hardware wallet è um, Ovviamente un dispositivo sicuro, protetto da una password e a sua volta da un sistema di cifratura molto forte e resta valido ciò che si diceva prima a proposito dell'accesso ai, eh, ai dispositivi protetti da password. Nel momento in cui io eh, cerco di indovinare la password di un hardware wallet e la sbaglio tre volte, normalmente l'hardware wallet si resetta. Per cui a quel punto la chiave privata è persa per sempre e i bitcoin sono persi per sempre. È un sistema molto, molto, molto strutturato, molto anche per certi versi comodo da un punto di vista, perché smart contract puoi trattare in tutto il mondo con questo sistema, strettamente senza vederti. Senza è il vederti e pagando pochissimo tra l'altro, perché le, le, le transazioni, le, le fee di transazioni per le criptovalute sono bassissime rispetto a quelle alle quali mi dicono. Sì, pensavo poi agli smart contract più che alle criptovalute, perché magari un addendum di due minuti sull'utilizzo della e dello smart contract, cioè effettivamente tu puoi prevedere un contratto inserito su questa catena 714-2128 con delle esecuzioni automatiche. E Esattamente le esecuzioni automatiche sono la transazione. Che può avere un contenuto qualunque, anche strattamente successorio, dico corretto, Alessandra in qualche modo. Assolutamente assolutamente sì. Appunto sì, abbiamo sì, visto prima l'esempio della, della macchina che non si avvia se non vengono pagate, le rate, vengono pagate quello... le rate. O il rimborso del biglietto del treno in caso di ritardo superiore ai 10%. Sì, minuti. ma pensiamo anche appunto si può utilizzare per il trasferimento diretto di, di beni digitali online nel senso esatto. che Ci certo sono già vista... all'interno di una digitalizzazione esattamente, loro... esattamente. Esatto, addirittura già dove... dentro una blockchain correggimi se sbaglio mm -hmm. Matteo ma io potrei anche prevedere all'interno eh, del sistema blockchain di utilizzo delle, delle criptovalute eh, un, un sistema che, che colleghi insomma alla, alla, il trasferimento allo smart contract o meglio al testamento intelligente Assolutamente, assolutamente sì. È ciò che dicevo prima, eh, accennando al tema della tokenizzazione dei beni, cioè quando io attesto un, un bene avendone un corrispondente in qualche modo sulla blockchain, ecco che io posso disporre di fatto di quel bene attraverso la blockchain. Di più, essendoci ormai N1000 blockchain, per gli utilizzi più diversi, ci sono delle blockchain che nascono proprio per mettere in comunicazione. Una blockchain con l'altra, ad esempio, il progetto Polkadot, che è un progetto recentissimo, nasce proprio per mettere in comunicazione delle un, uh, dei smart contract su una blockchain, con smart contract su un'altra blockchain attraverso uno smart contract di giro su questa blockchain. Per cui, di fatto, le blockchain, essendo aperte, essendo comunque di specifica pubblica, sono accessibili in una moltitudine di modi diversi e a loro volta. Uh, sono estendibili attraverso appunto questa comunicazione con ulteriori strutture dati, siano esse blockchain a loro volta o siano strutture dati fondamentalmente uh, comuni. Se pensiamo all'anagrafe digitale, l'anagrafe digitale non serve che sia una blockchain, l'anagrafe digitale può essere. Un qualsiasi database comune, tanto deve essere una tabella con fondamentalmente scritto tizio vivo, tizio morto, dal punto di vista operativo poi dell'esecuzione dello smart contract, per cui non deve neanche essere poi un, una blockchain che dialoga con una blockchain. La blockchain può eh, dialogare di fatto con, con qualsiasi cosa, l'importante diciamo è che, che ci sia un diciamo linguaggio che... comune e ce ne sono molti. Diciamo che il tema del cambio di idea non è molto contemplato all'interno del no. sistema. Ha una sua complessità. Se uno esatto. cambia idea è un problema suo. Nel senso che gli ah, conviene... è molto, utilizzato, scusate, è molto no. utilizzato nelle prestazioni corrispettive, praticamente dove lo scambio è reale, ovviamente, in molte volte certo. internazionali, dove praticamente c'è un terzo garante che, che garantisce che praticamente al ricevimento del, dei soldi ovviamente c'è la spedizione della merce. Questo viene utilizzato moltissimo ad esempio negli scambi internazionali, oppure dove tu hai una scarsa fiducia, oppure non hai un agente sul, eh, sul, sul luogo eh, dove possa, si possa verificare ovviamente eh, l'avveramento di una determinata condizione. E quindi praticamente io stabilisco si chiamano deduzioni automatizzate predeterminate. Stabilisco sostanzialmente che cosa? Stabilisco che al verificarsi di una determinata condizione, che può essere sospensiva o risolutiva, o una, una qualsiasi condizione eh, contrattuale, si verifichi ovviamente eh, eh, l'avveramento di una contropartita o di, un, di una prestazione eh, corrispettiva, ovviamente di una. Una controprestazione attenzione. esattamente. Non, non ho più il problema del fidarmi fondamentalmente, perché io no. metto a disposizione queste, metto a disposizione una certa somma sulla, sulla blockchain, a disposizione dello smart contract e lo smart contract automaticamente all'avverarsi di una condizione libererà questa somma e la trasferirà direttamente. Alla... E quello che voleva dire è quello che eh, mi aggiungo un'altra un cosa, proprio perché è una catena di blocchi che sostanzialmente può essere incrementata all'infinito, però questa catena di blocchi, nonostante sia completamente aperta a tutti da, per poterla incrementare, è eh, diciamo allo stesso modo chiusa, nel senso che chi tenta di forzare questa catena, ovviamente, eh, eh, rimane fuori dalla catena stessa, quindi se io non ho eh, sostanzialmente la chiave la, per poter eh, eh, aprire e quindi prendermi il mio, mio portafoglio, in, nel caso di, di Bitcoin, eh, ovviamente io non posso più accedere eh, e quindi eh, eh, prendere esatto. contenze di questi soldi a differenza dello smart contract invece dove praticamente mentre nel bitcoin in qualche maniera posso riprendermi i soldi perché gli chiedo al, al, ovviamente al mio nodo di ridarmi i soldi sostanzialmente per dirla proprio in termini terra terra nello smart contract invece io prestabilisco delle regole eh, non posso più decidere eh, che eh, diverse regole eh, successivamente nel senso che se io dico allora, della di questa determinata condizione, nel senso, quando mi spedisce questa merce, e tu devi pagare, io non posso più fare il furbo e dire no, non pagare più. Anche se ho la chiave privata e quindi posso accedere alla blockchain, Allora, è chiaro, è chiaro che tutto dipende da come da come è strutturato lo smart contract. Allora, intanto anche le, anche le transazioni tra criptovalute sono di fatti irrevocabili. Nel momento in cui io dico che uh, un bitcoin e firmo la mia transazione, va all'indirizzo al, al portafoglio di Alessandro, io non posso ripensarci, punto, la transazione è fatta e validata e basta. Nel momento in cui ci fosse un, uh, un nodo che, uh, metti che io ci ripensi, che vada nella, nella coppia della blockchain che detengo io a eliminare quella transazione, sono in netta minoranza rispetto al resto del mondo, per cui la prossima volta che Alessandro cerca di spendere quella moneta che io in realtà gli ho dato, ma che sulla mia blockchain ho levato. C'è un confronto di blockchain, per cui alla fine la mia è l'unica diversa, viene scartata e danno ragione correttamente ad Alessandro, perché i soldi sono suoi. Per cui questo è lato criptovaluta. Lato smart contract è fondamentalmente la stessa cosa, nel senso che lo smart contract viene scritto dicendo all'input A tu fai B. Punto. e questo resta immutabile finché continuano ad arrivare messaggi all'indirizzo dello smart contract lo smart contract se riceve l'input a farà un'azione b quello che posso prevedere io è caro smart contract tu all'input a fai l'azione b all'input c smetti di ascoltare l'input a questo è l'unico modo che io ho per invalidare uno smart contract, ossia prevedere ab origine, quando lo scrivo, un modo per interromperlo. E questo potrebbe essere il modo per arrivare al problema della, uh, della giornata, un testamento, perché se io ho fatto un testamento tramite smart contract e gli dico quando l'anagrafe vede che ti dice che io sono morto o. Oh, quando tu vai a vedere sull'anagrafe tu smart contract, che io sono morto, passa tutti i miei bitcoin ad Alessandro. Se io un domani cambio idea, eh, questa cosa non posso non, fermarla, non posso più farla. Per cui devo prevedere a origine un qualche cosa che dica: nel momento in cui però io ti invio questo determinato input, tu smetti di guardare l'anagrafe. Basta. In questo modo il, lo smart contract non guarderà più il suo oracolo come si chiama, e quindi di fatto non darà più, eh, non darà più esecuzione alle, a, alle volontà che sono state formalizzate in, in linguaggio macchina. Eh, senti, come si possono acquisire le chiavi private per poter accedere direttamente su una blockchain tipo Bitcoin? Domanda è questa. Allora, le chiavi private per accedere a una, a una piattaforma tipo Bitcoin, vedete l'audio? Di, di criptovaluta, sono... Uh, di fatto vengono generate a seconda di un criterio io noto, cioè chiunque dice voglio, allora ci sono blockchain aperte e blockchain chiuse, ossia blockchain a partecipazione pubblica e blockchain a partecipazione privata. Quelle di cui noi stiamo parlando sono evidentemente blockchain a partecipazione pubblica blockchain private sono le blockchain tra un ristretto numero di soggetti e uh, per compiti particolarmente specifici. Parlando delle blockchain pubbliche come sono quelle delle, delle criptovalute, io so che per avere un, uh, un, un indirizzo, diciamo un wallet su cui attestare le mie criptovalute, devo compiere determinate operazioni matematiche in base allo stato attuale della blockchain utilizzando un determinato programma e generare la mia la mia coppia di chiavi pubbliche e private che darà la possibilità a qualcuno di inviarmi denaro e a me di spostare, poi quindi spendere quel denaro. Per cui la risposta alla domanda è dipendere dalla blockchain, scarico un programma apposito che eh, contiene appunto le, 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 le istruzioni matematiche valide per creare un, quello che si chiama di fatto un portafoglio che sia attestabile su quella blockchain. Se non ci sono altre questioni, non vedo altre domande, eh, potremmo anche liberare i colleghi e, e, e quindi chiudere il nostro, il nostro dibattito. Allora io volevo ringraziare tutti quanti voi perché eh, è un argomento complicato. Eh, tra tra l'altro non bisogna neanche enfatizzare questa storia che è complicata perché francamente potremmo anche come dire, impararlo sul piano del diritto e rifilare a gente come te il problema tecnico <ride> e quindi eh, diciamo anche così. Poi, ecco, scusa, a te questo tecnico. proposito ti, ti interrompo un attimo perché questo è un, è, è un problema, nel senso che eh, sappiamo che la tecnologia va avanti, la tecnologia va avanti, punto. Che poi il diritto resta indietro, la tecnologia interessa relativamente. Prova ne è che noi stiamo qua. A uh, parlare di blockchain quando già tutti si, si scambiano bitcoin eccetera, mentre invece il diritto è ancora un po' indietro su questa cosa. Dal punto di vista della successione, secondo me, bisogna darsi una grande mossa perché altrimenti va a finire che con la tokenizzazione dei beni che è già in atto, quindi molti più beni sempre più attestati sulla blockchain, eh, c'è gente che adesso crea i cosiddetti digital collectibles, ad esempio le, le figurine, panini digitalizzate, piuttosto che diamanti digitali virtuali registrati su blockchain, col fatto che tutti questi beni sono già tokenizzati e registrati su blockchain. Prima o poi succederà che l'esempio che io ho appena eh, dipinto come futuristico di testamento attraverso smart contract diventerà realtà prima di quanto noi, ce ne, ce ne, di quanto noi possiamo immaginare. E il problema è che se l'oracolo non è pronto, ad esempio l'anagrafe digitale, andrà a finire che l'oracolo diventerà il Facebook di turno per la serie lo smart contract vede che l'account è diventato un account commemorativo e automaticamente passa i beni dall'utente A all'utente B. A quel punto il diritto può anche inventarsi tutto quello che vuole, ma come dicevo prima, una volta che il bene dal, sulla blockchain è attestato da un utente identificato nella chiave privata a un altro, vai te a ripescarlo. Chiusa parentesi. Vabbè, ma eh, come dire, questi convegni servono a questo, servono a, a porre dei problemi in realtà, non tanto a, come dire, a dire dove stiamo e in che direzione stiamo andando. Eh, Virgilio 15 anni, 25 anni fa, non era nulla. Quindi voglio dire: è un po', è un po questo, che tra l'altro le banche si stanno adattando a questo sistema, perché mm. l'eliminazione degli sportelli e tutto quanto così, quindi effettivamente. Vabbè. allora io vi ringrazio molto per la partecipazione e ringrazio anche i colleghi della Commissione che hanno Grazie, molto grazie. Grazie. grazie a te, grazie a tutti. L'Ordine di Milano, naturalmente, che ci offre lo spazio e, e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del convegno. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie mille, a presto. Grazie mille.